Buonasera, oggi si comincia il CD2 di Final Fantasy 9. Abbiamo un paio di cosette effettivamente da fare stasera. Spero di riuscire a farle tutte in tempo, anche perché ci sono un paio di cosucce che dovrei spiegare effettivamente all'interno del gioco. Spero di fare praticamente il tutto nella maniera corretta. E andiamo avanti. Allora, andiamo avanti perché ci eravamo lasciati praticamente con la nostra daga al CD2. Ciao, Liberi Arcano, buonasera. Sì, oggi continuiamo la nostra perfect experience, come piace chiamarla a me. A me piace proprio chiamarla così, perfect experience, perché io reputo che comunque questi titoli in generale di Final Fantasy, più che altro, che comunque è la mia saga principale, la mia saga preferita, vengano interpretati come un'esperienza, cioè non sono soltanto un gioco, o almeno la prima run è un gioco fondamentalmente, perché non si sanno tante cose, non si guardano i dettagli, magari si rimane più affascinati dal gioco piuttosto che da tutto quello che circonda la storia o in generale anche le interazioni dei personaggi. Mentre invece a partire dalla seconda, dalla terza, dalla quarta, quinta run, perché comunque io su Final Fantasy IX ho fatto diverse run, probabilmente meno di quelle che ho fatto su Final Fantasy VIII, probabilmente 7 e l'8 se la giocano di quante run ho fatto praticamente. Il 9 resta un pelino dietro. Resta un pelino dietro perché il 9 è un po' più fastidioso del 7 e dell'8. Perché l'8 si può rompere subito e quindi diventa un piacere giocare. Il 7 si rompe, si rompicchia, però rimani lì con lì. Il 9 invece lo rompi, però anche se lo rompi non ti stravolge l'esperienza. Sì, la Moguri Mod. Sì, ho messo la Moguri Mod per quanto riguarda la grafica, i render, eccetera, eccetera, però ho lasciato i caratteri PlayStation, cioè ho lasciato appunto le scritte e tutti i caratteri proprio simili PlayStation, perché se avessi messo diciamo la versione originale Steam, o comunque non avessi modificato il carattere PlayStation, sarebbe venuto tutto un po' più particolare. Invece io voglio che si veda il carattere PlayStation. A me piace questo carattere PlayStation, mi piace proprio pixelloso, che lo rende bello come piace a me, e quindi ho preferito mantenere appunto diciamo, il carattere PlayStation e non invece quello della versione PC o della Moguri Mod, che non mi piace, ecco, mettiamola così, non, personalmente non mi piace. Ok, cominciamo. Allora, la volta scorsa ci eravamo lasciati qua. Ci eravamo lasciati con Garnet, che praticamente aveva parlato con il Moguri. Sì, ho capito, Steiner, che stai guardando la mappa per la nostra prossima meta. Avevamo parlato col Moguri e praticamente avevamo consegnato la lettera al Moguri. Ecco, devo chiederti un favore. Consegneresti una lettera a Mochos? Yes, perfetto. Fate sempre un doppio check. Io vi consiglio, quando fate le quest del Mogunet, di fare sempre un doppio check, perché la prima volta che parlate col Moguri, consegnate la lettera e leggete la lettera. Il secondo check che si fa serve appunto per capire se il Moguri in questione vi deve consegnare la lettera oppure no. Quindi fate sempre il doppio check, perché capita appunto che quando consegnate la lettera, non il Moguri automaticamente non vi dà la lettera da consegnare al prossimo Moguri. Quindi dovete essere voi praticamente a cliccarla. Ok, in questo caso abbiamo già tutto. E inoltre il Moguri ci ha donato degli altri semi di Kupo. Questi semi di Kupo, se vi ricordate, vi avevo detto appunto che ogni volta che noi avremo la possibilità, andremo a consegnare i semi di Kupo. Se noi non avessimo consegnato i semi di Kupo in questo caso, perché ovviamente li tenevamo nella nostra rarità con Gidan, quindi se noi non avessimo fatto la strada all'indietro per consegnare i vecchi semi di Kupo, questi non li avremmo potuti ottenere.
Quindi praticamente ogni volta che si ottengono i semi di Kupo si devono andare a consegnare, perché altrimenti non si avanza la quest dei semi di Kupo, ovviamente del, diciamo, del Moguri presente all'interno della grotta di Ghizamaluk. Quindi è molto importante consegnare i semi di Kupo ogni volta che se ne ha l'occasione, come vi ho detto praticamente la scorsa volta. Detto ciò, dobbiamo iniziare a guardare un pochettino in giro, perché qui c'era un forziere che aveva una coda di fenice. Yes. Poi qui non abbiamo nient'altro, abbiamo soltanto degli operai che parlano. Qui abbiamo, ci sono porte per il passaggio delle vetture e porte per gli idrovolanti, ma ora quella per gli idrovolanti è chiusa e si può passare solo di qua. E qui invece abbiamo il cuoco. Come va il lavoro? Fin troppo bene, sono impegnatissimo. Bene, qual è la specialità locale? La prelibatezza locale è il panino con la mortadella. Se vi ricordate bene, c'era qualcuno che era solito mangiare questo panino con la mortazza. Il panino con la mortazza, no? Se vi ricordate bene. Il panino con la mortazza della Porta Sud, no? Se qualcuno magari si ricorda il riferimento. Se tagli la mortadella a fette tonde, sembra un sorriso. Con l'immaginetta, tra l'altro, del sorriso. Se poi tagli le fette a metà, sembrano una mezzaluna. Però hanno messo la, hanno messo l'immagine della stella, però vabbè, ci sta. Ciao, Markur. La mitica mortazza da Porta Sud. Esatto, era esattamente il riferimento che ha fatto Ercina, se vi ricordate bene, quando abbiamo visto quell'evento speciale, dove poi abbiamo anche recuperato il caffè. Il sapore del panino con la mortadella della Porta Sud, il sapore del panino con la mortadella della Porta Sud ha conquistato il mondo. Va benissimo. Vediamo qua che cosa c'è. Mercante. Ok, qui abbiamo qualcosa da comprare. Abbiamo un'aria archetta che noi ovviamente dobbiamo comprare perché non ce l'abbiamo. L'asta di mitril che noi non abbiamo. Idrobracciale ce li abbiamo, l'excursion ce li abbiamo, guanti di mitril ce li abbiamo e quindi li possiamo, però ne prendiamo un paio in più, che schifo non fa. I cappelli di Merlino, se vi ricordate bene, abbiamo fatto la scorta a ben 99 unità e questa probabilmente è l'ultima possibilità che si può avere per fare le scorte con i capelli, con i cappelli da Merlino. Quindi se state seguendo, ovviamente, se volete fare una run e volete seguire i miei consigli, in questo caso è l'ultima probabilmente occasione, perché non ce ne sono altre, per poter ottenere appunto i cappelli di Merlino, e sono importanti perché faremo un piccolo trick, un piccolo, diciamo, una piccola cosa proprio nel prossimo step di avanzamento della trama. Quindi quando raggiungeremo Toleno, che sarà la nostra prossima destinazione, potremo fare una cosuccia molto carina con addirittura le fasce, se vi ricordate, che abbiamo preso al villaggio di Dali. E tra l'altro dobbiamo ritornare al villaggio di Dali perché abbiamo lasciato là un forziere nascosto, se vi ricordate, che non l'avevamo aperto. Headgear ce l'abbiamo, il cappello jolly ce l'abbiamo, l'elmo di gomma, elmo di Ayan ce l'abbiamo, però ne prendiamo un altro per averne due. Barbuta, busto bronzeo non ne abbiamo, quindi ne prendiamo due, che in realtà il busto bronzeo dovrebbe averlo Gidan equipaggiato in questo momento, quindi vabbè, ne prendiamo due. Barda magica e poi basta, abbiamo praticamente tutto quello che ci interessa. Per quanto riguarda le abilità, qui abbiamo appreso tutto. Quindi qui abbiamo Scan, qui abbiamo Raids, Blind. Io preferirei appunto andare di Raids, così almeno siamo a posto. Qui abbiamo qualcosa da prendere? No. Quindi direi che teniamo il colbacco. Qui invece abbiamo Siero, molto importante Siero, lo dobbiamo prendere per forza. Qui abbiamo licenza medica, sì, carina la licenza medica, però impariamo Antimedusa. Qui abbiamo Scan, possiamo apprendere Scan, anche qui possiamo apprendere Siero, però a questo punto qua prendiamo Scan e così qua possiamo apprendere Raids e Novos, così, Novox, così siamo a posto. Beh, lo Scan è utile se sei all'inizio del gioco, cioè se sei la prima volta che giochi, se già hai una determinata esperienza in gioco, sai già quello che possiedono i nemici, sai già quanti HP possiedono i nemici, quindi a me Scan sinceramente non mi interessa. Dal punto di vista di utilità mi interessa solo per completare le abilità, ma non ne ho assolutamente bisogno, ho tutto qua, il mio Scan è qui, quindi non c'è problema. Successivamente abbiamo Steiner che sta ancora apprendendo Besticida,
Insetticida, esorcista, altruismo, quindi qua non dobbiamo toccare nulla. Qui abbiamo però i Moon Boot, che se vi ricordate bene, adesso mi insegnano anche vigilanza, che è molto 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 comoda. Quindi andiamo ad attivare Siero e Antimedusa per Garnet. Ok. Poi qui invece cosa abbiamo? Abbiamo esorcista e lo mettiamo, perché esorcista mi servirà a brevissimo, quindi va bene così. Ok, e va bene così. Ok, abbiamo fatto tutto. Quindi parliamo con Stein, che ci dice che guarda la mappa per la prossima tappa. Per Alexandria c'è da aspettare ancora un po'. E questo fischio? È appena partita la vettura per Limblum. Maledizione, ho perso il treno. Questa voce mi è familiare. Piccolo, diciamo, piccolo trivia, non ha importanza dove voi usciate, cioè nel senso, se uscite di sopra la scenetta si svolgerà di sotto, se voi uscite da sotto la scena si svolgerà di sopra, quindi questa è fatta, è una scenetta proprio creata appositamente per questo evento. Ma quello è... ho perso il treno, e mo che faccio? Non chiedere a me. Colpa tua che hai voluto ammirare paesaggi mangiando panine con mortadellen. E mo il boss me fa nero. Piantala di frignaren. Io stare zitten con il capo, altrimenti tu caput. Grazie. Visto che c'è tempo, me mangio un altro paninazzo. Bravo, fai. Ricordiamoci che Marcus è mezzo tedesco, quindi Marcus sembra più un orco che un goblin, a dire la verità. Sembra più, appunto, con questa faccia più un orco, perché ha i denti da sotto, no? Ha i canini di sotto che sporgono addirittura, quindi farabutto, eh? Ecco Steiner che ci sta. Tramate un altro rapimento della principessa? Ma con chi ce l'ha sto pezzo della tarrugginito? Avete dimenticato chi sono? Ah, Capiten, il comandante di squadra Plutò. Mo me ricordo, è il cavaliere che non sapeva manco recità. Maleducato! Ok, andiamo a sedare questa rissa che qui... Principessa, non rivolgete la parola a questi mascalzoni. Principessa, non rivolgete le parole a questi mascalzoni. Tu sei Ercina, che cosa ci fai qui? E te invece? Cosa ci fare tu qui? Dopo che siamo scappati dalla foresta del male, principessa, non rivolgete la parola a questi mascalzoni. E qui c'è di nuovo sempre la stessa scena che praticamente ti impedisce praticamente di parlare. Dopo che siamo scappati dalla foresta del male, principessa, non rivolgete la parola a questi mascalzoni. Ecco, principessa, non rivolgete... Piantala, Steiner! Ma veramente... Pretendi che non parli con amici che non vedo da tanto? Amici? Quelli? Adalberto Steiner! Madonna, lei proprio impuntata! Comandi. Stangavolata. Che umiliazione per un cavaliere. Eccoci. Arrivata la vettura per Alexandria. Namo, che è arrivata la carrozza. Guarda che tu devi andare a Limblum. Lo so, ma tu vai ad Alexandria. Già, e prima devo andare a Toleno. Apposta, ti voglio accompagnare alla carrozza. Esatto. Marcus va a Toleno? Andiamo anche noi, Steiner. Steiner, sei offeso per prima? No, certo che vi accompagno. Poverino Steiner, in realtà ci è rimasto molto male. Ci è rimasto veramente male, poverino. Mischino. Perché comunque lei l'ha incalzato, ovviamente davanti a tutti, cioè... Ci troviamo praticamente in una sala ristoro, no? Quindi comunque è una zona affollata fondamentalmente, no? Quindi il fatto che lei comunque abbia alzato la voce e abbia zittito Steiner in quella maniera, diciamo che non è il top, mettiamola così.
Buon viaggio e a presto. Grazie. Ci vediamo dopo aver salvato il compare. Il compare? Senti, ma Marcus che cosa va a fare a Toleno? Perché? Pure te ci vuoi andare? Guarda che Marcus c'ha da fa. Sì, ma cosa? Partenza per Alexandria. Muovite, principe, se no perdi. Presto, saliamo, principessa. Ok, saliamo. Si parte! Cosa vai a fare a Toleno? Devo salvare il compare? Chi sarebbe il compare? Io chiamo così Blank. Già scordato anche lui essere pietrificato in foresta del Malen? A Toleno c'è l'ago di platino che guarisce da pietrificazione. E il signor Ercina? Ercina deve tornare a Limblum per fare rapporto al capo. Ah, ho capito. Ora fare io domande. Dimmi, dov'è Gidan? È rimasto a Limblum. Tu sei proprio egoisten. Prima la fere usato e poi grazie a Schwedersen. No, non è così. Lui e tutti voi mi trattate come se fossi una bambina. Non voglio saperne più niente di lui. Beh, allora non se ne parla più. Ok. Senti Marcus, mi fai venire con te? Perché? Mi sento responsabile in parte. Vorrei aiutarti a trovare l'ago di platino. Non c'è bisogno, ce la faccio anche da solo. Ma più siamo e meglio è, no? Cosa succede? Qui tra l'altro c'era anche un dialogo con Steiner, che se si fosse... cioè se avessimo parlato con Steiner, Steiner avrebbe detto... dice, da questo momento in poi... Questo me lo ricordo benissimo, perché la prima volta che l'ho letto ci sono rimasto male, effettivamente, perché mi ha colpito il modo in cui Steiner non ha, diciamo, espressamente... mandato a fanculo la principessa in realtà. E quindi se si parlava con Steiner spuntava il dialogo dove praticamente Steiner diceva, dice adesso dice non dirò più niente, dice eseguirò soltanto gli ordini, cioè non dirò più, magari era una cosa tipo non dirò più la mia, eseguirò soltanto gli ordini, una cosa del genere, non ricordo di preciso. Comunque sì, c'era praticamente la c'era praticamente questo siparietto che era diciamo un po' particolare da leggere, perché giustamente capisci che in realtà Steiner c'è rimasto male per la scenetta di prima, però non lo vuole dare a vedere per una questione anche sua, diciamo, di orgoglio da cavaliere, no? Sarà un guasto, vado a controllare, abbiate pazienza. Ah? Ah! Tipo spaventato, ovviamente. Un fantasma col cappello da Merlino è piombato sui binari. Col cappello da Merlino? Di che parlate? Ecco qua. Che succede? Esatto, è proprio lui. Principessa, inutile, non fuggirete ancora. È quello del cargo ship. Fatti sotto, mostro pennuto, assaggerai la mia spada arrugginita. Aspetta, Steiner. Ehi, tu, dimmi, cosa vuoi da me? Principessa, state indietro, è pericoloso. Principessa, inutile, non fuggirete ancora. È completamente andato, cioè il valzer è completamente fuori di testa ormai. Che cavolo dici? Non si capisce niente. Ma si è dopato come non so che cosa. Scocciatori, morirete. Ed eccolo qua. Esatto, è ancora vivo. Il valzer numero 3, dopo essersi schiantato, è ancora vivo ed è qui, pronto per romperci il culo. Ma qui ci sono due cose che dobbiamo dire. La prima è il fatto che il gioco, ovviamente, come vi ho detto all'inizio, diciamo, della nostra run, premia
il vantaggio di poter rubare dai nostri avversari e quindi che fa? Ci leva Gidan dal party, ma al tempo stesso ci dona Marcus. Perché Marcus, facendo parte della squadra dei Tantalus, ha il comando ruba. Quindi, da questo momento in poi, sarà il nostro Marcus a rubare gli oggetti ai boss o a rubare gli oggetti ai nemici, piuttosto che Gidan. Perché, come vi avevo detto precedentemente, questa è una fase del gioco, o per meglio dire, Final Fantasy IX va a premiare questa roba. Quindi ci sta. Sì, abbiamo già aiutato lo scoiattolo Mu. Questo significa che non eravate presenti in live se non l'avete visto. Comunque, andiamo avanti. E detto ciò, Marcus in questo caso ci aiuta perché sarà lui a rubare gli oggetti dai boss. Ed è importantissima questa cosa perché noi ovviamente affronteremo un paio di boss. Ed affrontando un paio di boss dovremo necessariamente rubare alcuni oggetti, compreso ovviamente il nostro valzer numero 3. Inoltre c'è un'altra cosa che bisogna dire di questo combattimento, perché se vi ricordate bene, quando vi ho parlato del combattimento con il valzer numero 2 che l'abbiamo trovato nel cargo ship e con il valzer numero 3 che abbiamo incontrato per la prima volta nel cargo ship, se vi ricordate bene vi dissi che avendo la principessa Garnet come obiettivo principale, i Valzer si sarebbero occupati di tutto il resto della squadra, gli avrebbero lasciato in vita Garnet per poi addormentarla successivamente e fare game over. Perché una volta che il party è impossibilitato a muoversi, il gioco praticamente fa game over. Qui abbiamo una meccanica simile, ma più particolare, perché qualora il party dovesse morire, cioè nel senso in questo caso dovesse morire Marcus e dovesse morire anche Steiner, qui il Valzer si suicida. Sì. Sì. Se rimane solo Garnet e viene addormentata, è game over. Invece in questo caso, dato che il Valzer ormai è completamente impazzito, perché qui abbiamo praticamente la forma finale del Valzer ed è completamente impazzito, se si fanno fuori i due membri della squadra e Garnet rimane in vita, il Valzer si suicida. Si suicida, letteralmente si suicida, si ammazza. Ci proveremo a fare questa roba, la faremo, proveremo a fare questa roba. Allora, in questo caso, per prima cosa dobbiamo rubare. Oh, ramo di lampi, perfetto. Che era l'ultimo ramo che mi serviva in questo caso. Steiner che mi entra in trance così. Ottimo. Però c'è ancora altra roba. Il cappello da Merlino. Perfetto. Dai. Non sono rarissimi questi oggetti, in questo caso non hai rubato niente. Non sono rarissimi questi oggetti da rubare, quindi in realtà non è difficile in questo caso rubare. Non è così difficile. Sono comunque tutti oggetti, forse l'unico era il ramo di lampi che effettivamente era un po' più difficile. Ecco, gelicidio su Steiner, va bene, poverino. Gelicidio è praticamente lo status opposto a calore. Se vi ricordate quello che vi dissi tempo addietro, se calore ti uccide quando effettui un'azione, gelicidio ti uccide quando subisci un danno. Ecco, qua è stato un coglione, perché facendomi fuoco su gelicidio praticamente me l'ha scongelato. Quindi mi ha curato praticamente lo status gelicidio. Qua è stato scemo proprio il Valzer. Perché se mi avesse attaccato con un attacco fisico mi avrebbe shottato letteralmente. Ecco, ora non riusciamo a rubare più niente. È stato troppo bello per essere vera. Sì che devo farli morire Steiner e Marcus, però non subito. Prima rubiamo e poi dopo li ammazziamo. Tra l'altro questo incontro è fatto apposta, cioè nel senso
i personaggi che abbiamo ovviamente qui all'interno di questa battaglia sono comunque di livello molto basso. Quindi il boss di conseguenza non ha neanche tanti HP. Infatti praticamente viene shottato quasi. È come... è praticamente questa una boss fight molto farlocca in realtà. Però se mi riesci a rubare l'ultimo oggetto, Marcus, io... te ne sarei grato. Te ne sarei davvero davvero grato. Ok, andiamo avanti, veloce. Ah, per ora curiamo. Andiamo un po' più veloci perché qua, se no, facciamo mattina. Ecco, curiamo Marcus che deve rubare. Vabbè, la storia della mia vita. Dai, ce la possiamo fare. Tra l'altro la cosa brutta è che con Marcus non ho neanche la passiva Mani di velluto e quindi ho in generale proprio la possibilità di aumentare. Oh, ramo di fuoco, ok. Dovremmo aver chiuso adesso. Gelicidio, no, su Marcus. Merdish. Vabbè, in teoria non dovrebbe possedere più niente. Erano tre gli oggetti, quindi... ecco, vi faccio vedere cosa succede se si attacca fisicamente qualcuno con gelicidio attivo. Vedete? Praticamente shottato. Letteralmente shottato. Ok, Steiner è quasi morto. Io però voglio fare un raid veloce. Giusto per essere sicuro al 100%, ma sono abbastanza sicuro che lui non possieda più niente. Ok, Steiner è morto. Benissimo. Ok, perfetto. Eliminiamo Marcus. Ecco, vedete? Il boss possedeva soltanto 276 HP. Cioè, anzi... ah no, ne ha di più? Ecco. Principessa. Vedete, sta parlando praticamente da solo e non mi attacca. E si sta letteralmente suicidando da solo. Si sta letteralmente uccidendo da solo. Venite via. Tra l'altro questo è un dialogo, diciamo, nascosto, è un dialogo segreto, no? Che solitamente non si dovrebbe leggere. Vedete, lui sta perdendo gli HP da solo. Si leva 250 HP a botta. Ok, attacchiamolo. Con me. Lui non attacca. Vedete, in questo caso lui non attacca più. Perché lui attaccava per l'appunto soltanto Marcus e Steiner. Adesso che Steiner e Marcus ovviamente non sono tangibili perché appunto sono KO, l'unica rimasta in vita è Garnet, il mio incarico. Però siccome noi dobbiamo prendere gli AP, era una cosa che volevo farvi vedere. Sì che tanto gli AP alla fine, vedete, ha ricominciato ad attaccare. Niente, me l'ha buttato giù di nuovo. Vabbè, niente ci fa. Gli AP li possiamo prendere altrove. Non è quello il mio problema. Ecco, posso tenere anche così. Ed è morto. Boss fight facile facile. Praticamente questa è una boss fight che in teoria non si può perdere. Ed è fatta apposta, perché comunque i nostri personaggi, come potete vedere, sono soltanto di livello 7. Quindi... non è la stessa cosa dei personaggi con Gidan, che praticamente siamo già a livello 30 perché abbiamo livellato quei Grand Dragon e quindi siamo decisamente più forti. In questo caso è una boss fight che praticamente si chiude da sola.
L'importante è rubare gli oggetti, perché ovviamente bisogna rubare gli oggetti. Una volta rubati gli oggetti, si può procedere. Perché? Si può sapere cosa vuole da me? Principessa, Burmesi è stata attaccata da esercito di brutti maghi neri. Lo so. Falzer somiglia a quei maghi. Associazione di idee. Da chi saranno stati fatti? E perché si somigliano tutti? Credi che ci sia un responsabile per questo? Chi lo sa? Steiner, basta, ho capito. Principessa, fra poco saremo ad Alexandria. Andremo al castello e parlerò con mia madre. Sicuramente capirà. Fidati. Trust me. Guarda che bello, Marcus, fiero. Ormai manca poco. Hai capito? Alexandria fere in vaso Burmesia. Certo che ho capito, mica mi chiamo Steiner. Ovviamente Steiner, tra l'altro, trattato sempre in maniera... Sei proprio cambiata. Io? Ti riferisci a come parlo? Non solo. Forse perché me ne sono capitati di tutti i colori che... Ah, a proposito. Chi c'è? Oddio, chi è? Simart Strife 87, grazie per il follow, benvenuto, benvenuta, non lo so. Però Strife penso che sia riferimento a Cloud, quindi può essere che sia un maschietto. Comunque, benvenuto o benvenuta, benvenut. Che c'è? Anche in battaglia sono diventata più coraggiosa. Che vuoi dire? Per salvare Blank bisogna andare a Toleno e cercare l'ago di platino, giusto? Tanto, anche se ti dico di no, tu fare di capa tua e mi segui. Infatti, allora è deciso, tutti insieme a Toleno. Che posto sarà mai? Dopotutto, non è poi cambiata così tanto. Se n'è reso conto fondamentalmente, Marcus. Buon proseguimento. Più avanti c'è un bivio. A destra è per Toleno e a sinistra è per il villaggio di Dali. Ok, grazie mille per la dritta. Qui c'è la mappa che ci consente di vedere dove siamo. È praticamente una stazione identica a quella che abbiamo visto praticamente prima a Lindblom. E qui invece c'è la nostra amichetta Mary l'impalatrice, che ci vende le robe, ma a noi non ci interessa nulla. E possiamo andare avanti. Ora, a sinistra si ritorna a Dali, a destra si va a Toleno. Se vi ricordate bene, noi dobbiamo necessariamente tornare a Dali. Dobbiamo tornare a Dali perché abbiamo lasciato un forziere in sospeso. Di qua si va al villaggio di Dali. L'entrata per Toleno è dalla parte opposta. Io invece voglio uscire da qua. Vuoi passare di qua? Yes. Gli lascia passare a posto. Ti apro subito. Olè. Via. Tra l'altro... ci si potrebbe anche allenare fondamentalmente, perché comunque il party, essendo di livello bassino, è anche consigliabile magari di livellare. Solo che io però non li ho risuscitati e quindi sono morti, e quindi dobbiamo andare via. Con la nostra Garnet Poppea. Non ci avevo pensato che erano crepati, quindi. E per sbrigarci prima ci facciamo una bella tenda ristoratrice. Easy. Potremmo livellare qui, ma c'è una zona migliore per poterlo fare. Quindi qui non consiglio tantissimo di livellare qua. Ovviamente se non l'avete ancora fatto, perché in precedenza non l'avete potuto fare, perdete qualche minuto in più per aiutare il Mu presente in quest'area di gioco, dato che lui fa parte appunto della diciamo della side quest che poi ci permetterà di affrontare il boss segreto del gioco, il boss segreto di Final Fantasy 9. Guardalo Marcus fiero. Vedete, infatti i mostri qua droppano la gemma grezza apposta. Marcus, tra l'altro, ha un equipaggiamento di base che potremo anche rubare prima di fargli lasciare il party.
È inutile, diciamo, equipaggiarlo troppo prepotentemente perché alla fine lui non apprende abilità. Quindi non c'è, diciamo, questo problema per fargli apprendere le abilità. Sarà invece interessante farlo livellare. Sarà divertente farlo giocare, cioè nel senso farlo livellare. Poi vi spiegherò anche il perché. Anche Blank era giocabile? No, solo all'inizio è giocabile Blank. Allora, tu hai altre abilità? No. Ok. Qui non c'è nulla. Vabbè. Villaggio di Dali. Ok. Il villaggio di Dali adesso ovviamente è pulito. Non è tanto che siamo stati qui, ma è come se fosse passato un secolo. Eh sì. Allora, tu butta l'esca, che sembra un'altra cosa. Ci sono altre robe che si potrebbero comprare, però noi qua abbiamo tutto. Ok, le fasce ce le ho tutte, ok. Questa tra l'altro è l'occasione per poter comprare le fasce, quindi se non le avete... Oh, bronzo barda, che però non ce l'abbiamo, quindi me la prendo. Vestito di pelle, che non ce l'abbiamo e me lo prendo. L'elmo me ne prendo un altro, così ne abbiamo due. Che poi tecnicamente mi sa che ce l'abbiamo, però... nell'altro party, ecco perché non me le segnala in questo caso. Va bene, e qui abbiamo finito. Possiamo uscire. L'unica cosa che si deve fare qui al momento è questa, ovvero andare da questo lato. E come potete vedere adesso il forziere... Non sei già venuta? Devi essere matta per tornare in questo posto. Non c'è proprio niente da vedere qui. Un anno fa valeva ancora la pena guardare questi campi, ma ora tutti li distruggono e lavorano nel sotterraneo. Non credi che Bran sia impazzita? No. Vorrei dire di no, ma la realtà dimostra tutt'altro. Vi aiuterò a riportare il campo allo splendore di un tempo. Lo dicevo che sei strana. Ok, apriamo il forziere. Elisir, che era ovviamente quello che dovevamo prendere precedentemente, che poi questo è tradotto vecchio, ma in realtà è palesemente una donna, perché ha gli orecchini enormi, a meno che effettivamente un uomo che mette gli orecchini, ma vabbè, nulla di eccezionale. Va bene, via, per il momento possiamo andarcene, non c'è nient'altro da fare qua. Possiamo andare verso Tolen. I combattimenti me li faccio perché così ne approfitto, faccio un po' di esperienza. Che non fa mai male. Più che altro per gli AP, anche se poi vabbè farmerò poi per conto mio ovviamente. Perché farmerò per conto mio, però. Qualche cosina la dobbiamo fare. Non vi preoccupate, so tutto quello che devo fare. Non c'è bisogno che me lo ricordiate. Non farei una perfect in live se non sapessi ciò che devo fare. Allora, voglio passare. Let's go. Che poi, oddio, perfect. È una perfect a interpretazione personale, perché non mi metterò a fare le robe maniacali di tutti gli oggetti, tutte le robe, non farò niente di tutto ciò, ovviamente. Esci di qui, vai sempre dritto e sei a Toleno. Aspetta, se non abbasso il ponte non puoi passare. Ce l'hai e lascia passare? Ok, passa pure. Ehi, abbassalo. Ehi, abbassalo. Ok, arrivederci. Let's go. Bene. Che bello le navi che passano. No, non siamo fortunati. Anche perché non siamo nell'area di Toleno. Qui c'è un'altra creatura che bisogna aiutare comunque. E si trova nelle praterie, non si trova nella foresta purtroppo. I mostri sono ovviamente simili a quelli che abbiamo combattuto a Dali, quindi
non c'è un grosso sbalzo di difficoltà. L'unico sbalzo di difficoltà che si trova qui è praticamente nelle foreste vicino alla caverna di Juan, che è dove per l'appunto dobbiamo andare a fare una piccola siesta, un piccolo stop. Olè, beccato, culo. Vabbè, ha una percentuale molto alta in realtà di spawnare questa creatura amichevole, quindi direi che non è difficilissimo trovarla. Mi dai una gemma grezza? Ma certo, cucciolino. Certo che te la do. Grazie molte. Danne una anche ad Apis Rex. Vedete, praticamente ogni creatura amichevole dà un indizio sulla prossima. 10 AP. Se fossero tutte creature amichevoli, io già sarei fortunatissimo. Allora, qui c'è qualcos'altro che devo imparare? No. Però mettiamo questa che mi dà potenza di spirito. Qui abbiamo Antimedusa. Va bene. Tu qua hai imparato finalmente. Andiamo di questa. Ok, finalmente possiamo equipaggiare una spada migliore per Steiner, che era ancora mischino, era ancora all'epoca del bronzo praticamente. Allora, questa in realtà è Toleno, vedete? Questa è la città dove tecnicamente dobbiamo andare per trama. Ma prima facciamo una piccola sosta da un'altra parte, ok? Facciamo una piccola deviazione, giusto un attimo. Vedete già qua le creature con un colpo sono un po' più resistenti del normale. Perché comunque in questa zona già ci stiamo avvicinando da un'altra parte, che non c'è una differenza abissale, però c'è comunque una buona differenza. Olè. Ci siamo. Vedete, gemma grezza, perché comunque le creature del luogo vi daranno gli oggetti per le creature amichevoli nella maggior parte dei casi. In alcuni casi bisognerà fare qualche giro, ma ecco qua una caverna. Che cos'è? Caverna di Juan, o di Quan in questo caso, dato che parliamo appunto di un altro membro dei Q. Allora, per prima cosa ci pigliamo il forziere qua, con un bel etere. Se non sbaglio ce n'era uno qua pure. Aspetta, forse mi ricordo male. No, non era qua, era sotto, ok. E ogni volta, perché vedo il fumo, è sotto, perché c'è un altro. Ecco qua, scendiamo. Tra l'altro questa è una zona, diciamo, buona, perché se voi vi fermate praticamente qui alla sorgente termale potete recuperare HP ed MP al massimo. Quindi questa, comunque, la foresta più che altro davanti alla zona, alla casa di Quan, è comunque un buon posto per farmare. Poi, qui abbiamo un altro etere, l'ennesimo etere, e qui invece è Scorpius, un'altra delle Stellazio. Scorpius, scorpione, il pauroso si guardava indietro, poi vide una salita e osò andare avanti. Storie degli Stellazio. Ok. Immaginatevi Garnet che sale praticamente queste corde così, che lei era campionessa di salto con la corda. Poi saliamo qui e qui c'è un altro etere, l'ennesimo etere. E poi guardate un pochettino qua i dettagli. Allora, qua i dettagli effettivamente sono piuttosto particolari, perché se notate a sinistra
c'è una forchetta gigante, ok? Come fa a salire tutte queste corde con la tutina scomodissima? Beh, in realtà la tutina è talmente stretta che lei è praticamente nuda, quindi in teoria dovrebbe essere anche comoda, dato che sembra proprio latex di quello... Oh, Madonna, ma si vede perfettamente la... Si vede la, perfettamente la, la fessura de, del salvadanaio, però vabbè, niente, lasciamo perdere. E praticamente, se notate, qui sulla sinistra c'è una forchetta. Quindi qui c'è un uovo grande, un uovo abbastanza grande. È inutile che mi ripetete sempre le stesse cose, minorenne, minorenne. Ragazzi, cioè... C'è scritto qualcosa su questa parete. Sembra un segno che misura l'altezza. Questo è il segno dell'altezza dei vivi a 6 mesi. Giustamente. Giustamente, questa è l'altezza dei vivi a 6 mesi. Oh, porca troia, sono tornato indietro per sbaglio. Poi qui c'è un altro dettaglio. L'orologio è fermo. Si è fermato proprio una settimana fa, quando sono fuggita via da Alexandria. Casualità? E poi qui c'è un'altra cosa. Si intravede qualcosa in fondo a questo dirupo. Cosa sono? Bolle? Ok, di questo ne parleremo poi più in là. Per il momento non c'è bisogno di approfondire il discorso. Però vi ricordatevi che praticamente da questa zona abbiamo visto delle bolle, ok? Ok. Questa sarebbe in realtà una buona zona per poter farmare, però diciamo che farò un salvataggio a parte per farmare in un'altra zona. Farmerò in un'altra zona e vi spiegherò anche il perché farmerò in un'altra zona. Anche se in realtà un pochettino dovrei farmare. In realtà un pochettino dovrei farmare. Perché c'è una cosa che dobbiamo fare a Toleno e che posso fare subito. Però dovrei farmare un pochettino. Vabbè, magari faccio un salvataggio qua. Faccio un salvataggio prima di entrare a Toleno. Anzi, no, in realtà posso salvare anche dentro Toleno stessa, in realtà. Posso fare tutto e poi salvo dentro Toleno. C'è una cosa che si fa dentro Toleno che si può fare anche dopo, in realtà. Però se si vuole essere, diciamo, precisi, consiglierei di fare subito. Ah, qua abbiamo preso altra esperienza, va benissimo. Ed entriamo finalmente a Toleno. Toleno, la città della notte eterna. Principessa, questo è Toleno, la città degli aristocratici. Prima di tutto bisogna cercare il palazzo in cui tengono l'ago di platino. Ma qui non fifono solo nobili. La notte sono lunghen, perciò è città ideale per delinquenten. Beh, ti sentirai a casa. Zitten, io volere solo rubare l'ago di platino. Rubare? Cosa dici mai? Non permetterò una cosa simile finché sarai con me. Allora come faremo a prendere l'ago di platino? Ora ci penso, ma non possiamo sporcarci le mani con un furtarello da poco. Nessuno t'ha chiesto di fenire, e ora metti bastonen fra ruoten? Cosa blateri? Lascia stare, io ho fatto. Dove vai? Non abbiamo ancora finito la discussione. Io non afferre più niente da aggiungere. Non fare cose insensate. Principessa, non vi permetterò di seguire questo malandrino. Eh? Principessa! Per dindirindina, ci risiamo. Perché un valoroso cavaliere come me deve subire tali umiliazioni? È colpa tua! Sparito anche lui! Adalberto, non gettare la spugna proprio adesso. Prima missione, trovare la principessa. E qui c'è un evento in tempo reale.
evento in tempo reale particolare, perché qui, come potete vedere, c'è un'interazione nascosta nel gioco che non cambia nulla in realtà, perché alla fine non cambia praticamente niente. Cambia praticamente il fatto che il tizio che vedete lì, praticamente nell'angolo dello schermo, che in teoria è Jack della Traversa, se ci fate caso, è praticamente sempre lui, si avvicinerà a Garnet. Nel momento in cui si avvicina a Garnet, le ruberà dei soldi dal portafoglio, in teoria. Quindi ruberà dei soldi dal nostro portafoglio. L'interazione serve a far rubare meno soldi. Quindi in questo caso, se noi gli facciamo rubare i soldi, ne ruberà 1000. Se ne ruberà, cioè se invece avremo l'istinto di premere il tasto subito, ruberà la metà, quindi soltanto 500 kill. A me interessa invece che ne rubi 1000. Non cambia effettivamente nulla, però a me va bene che ne rubi 1000. Fermati! Un ladro? Ce ne sono tanti. Ecco, vedete l'interazione. I miei soldi. No, è lui sempre Jack della Traversa. Lui si fa chiamare con tanti nomi in diverse città, ma è sempre lui Jack della Traversa. A Daga hanno rubato 1000 kill, che potevano essere 500 se invece avessimo premuto il tasto nel modo giusto. Prima cosa da fare a Toleno, giocare con la fontana. Lanci 10 kill nella fontana, yes. Sarei più fortunato, forse. Proviamoci di nuovo. Bisogna farlo per un totale di 13 volte. E questo uno potrebbe dire, ma perché 13 volte? Semplice, perché qui dentro la fontana si nasconde una stellazio. Però le stellazio tecnicamente sono 12, quindi in teoria noi facciamo 12 più 1. Quindi 12 stellazio più una, che sarebbe la moneta della fortuna. Semplice. Quindi andiamo avanti. Ovviamente potete spammare, perché tanto sarà, diciamo, sarà il gioco stesso poi a dirvi oddio, cosa, c'è una lastra. Ecco, hai lanciato una moneta ed è uscita fuori una medaglia Gemini, quindi altra stellazio che abbiamo ottenuto dalle rarità. Gemini giunse al fiume, decise di cantarle una dolce melodia sperando che la raggiungesse. Storie degli stellazio. Perfetto. Detto ciò, andiamo di qua. Perché come potete vedere ci sono diversi eventi in tempo reale. Eccolo qua, vedete? È stato un lavoretto da principianti, si guadagna proprio bene qui. Gambe! Dove sarà scappato? Mi ha rubato i soldi ancora prima che me ne accorgessi. Ora che ti guardo bene, sei proprio una bella bambina. Non dovresti andare in giro da sola di notte. Con i soldi che mi sono sudato, posso prepararmi ad andare nella prossima città. Ok. Quindi, scendiamo. Facciamo la stessa strada, perché vedete? Sblocchiamo praticamente, degli eventi in tempo reale man mano che cambiamo. È una città pericolosissima. L'amore è bello! Vino, vinello! Ma devo trovare il lago di Platino e poi... e poi via d'Alexandria. Dunque, prima di qua? No, meglio di no. Tanto di là non c'è. Ah! Scusate, in questa città ci dovrebbe essere il lago di Platino. Che? Non sento! La mia vecchia è morta 3 anni fa e da allora... Che c'entra? Io cerco la cura per la pietrificazione. Ci aumentano la pensione? Era ora, governo ladro! Vi ringrazio. In gamba, eh? Completamente sfasato. Ok. Adesso invece bisogna andare di qua, perché il nostro ladro è andato di qua. E bisogna interagire con lui, subito. Non dobbiamo farlo fuggire, ok? Non dobbiamo farlo scappare, perché se lui esce dalla porta, questa interazione non c'è più. Che vuoi? Per caso avete visto passare una principessa, cioè una graziosa fanciulla? No, non ho visto nessuna ragazza con i capelli lunghi. Cosa hai detto? No, no, niente. Però forse era la ragazza che mi ha dato i kill. Oh. Tieni, ti do cinturone. L'ho comprato con quei soldi. Lasciami andare.
Aspettate, è fuggito via come una lepre. Esatto, abbiamo ottenuto un cinturone. Il cinturone è un accessorio della Madonna, oserei dire. Guardate che cosa insegna. MP per attacco e occhio per occhio. Tra l'altro il cinturone è un accessorio che si recupera un po' più in là rispetto a... rispetto ovviamente al fattore di poterlo prendere subito. Quindi ci sta. Quindi ci sta, ci sta. E il cinturone, esatto. Mi ricordo Ciccio Gamer con questa affermazione. In gamba, eh? Questa? Ok, però siccome per ora io ancora sto apprendendo le abilità, per il momento lasciamo perdere. Qui tra l'altro, se andiamo da questo lato, ci ritroveremo praticamente dal fabbro. Quindi potremo fare gli oggetti, potremo creare gli oggetti. E ce n'è uno in particolare che bisogna creare, che vi farò vedere tra poco. Però prima concludiamo il giro di eventi. Quindi scendiamo da qua. Esistenza. Eccoci qua. Ma questa è un'asta. Forse qui troverò il lago di platino. E lì c'è una persona che noi già conosciamo. Allora, torniamo indietro adesso. Vediamo se riparte anche se torno indietro. No, dobbiamo andare avanti. Evento in tempo reale, ambizione. E qui invece abbiamo... Guardati intorno, Mario. Questa è storicamente detta la città degli aristocratici, ma è solo una diceria fasulla. Siamo proprio stati sfruttati. I nobili sono andati a vivere lungo i canali e hanno relegato la plebe quassù. È un vero abuso di potere, giusto, sorellina? Certo! E se l'ingiustizia continuerà a regnare sovrana, resteremo per sempre plebei. Dobbiamo prendere il potere. Ben detto, magari facciamo un colpo di stato. I nobili sono insoddisfatti? Lo diventeremo noi, nobili. Così smetteranno di tirare la cinghia. Seguimi, Mario. È la fine del Monden. Adesso saliamo. Oh! È apparso un Moguri. Piccolo Moguri. Mogurigli, noi siamo amici, Kupo. È arrivata una lettera da Stitzkin. Ti interessa? Allora leggiamola, Kupo. Vedete? La missione di Stitzkin sta andando avanti. Perché noi appunto gli abbiamo dato i soldi e quindi lui sta ancora viaggiando e quindi spedisce le lettere. Caro Mogurigli, la città è colpita dalla pioggia. Ho visto dei tipi che si dirigevano verso il deserto Wubu, a ovest di Burmesia. Gli ho chiesto che ci andavano a fare, visto che c'è solo sabbia. Ma alla fine, senza sapere perché, li ho seguiti anch'io, Stitzkin. Il deserto Wubu è lontanissimo. Solo Stitzkin può intraprendere certi viaggi. Che Moguri coraggioso, Kupo. Quindi controlliamo se ci sono lettere. Niente lettere. Ok, e per ora basta. Salveremo dopo. Per il momento mi interessava sbloccare il Moguri. Perché tanto dovrò salvare lì. E qui c'è un altro evento. Allora, come essere finita quella faccenden? Ma chi diavolo è? Ah, sei tu, Marcus. Ti trovo bene, amico. E gli affaren? Piuttosto, scendi giù che ti stanno aspettando. Ecciu! In ritardo sei. Lo so, ma capitanen, tante cose. E poi io... Per stavolta ti perdono, ah. Ma ora, preparati che si parte. Va bene, andiamo a rubare il lago di platino. Sì. Stanotte ci avvicineremo al punto X in barca e ci infiltreremo nella casa di quell'aristocratico. Aristocratico. Capo, ci penso io. Voglio andare da Solen. Ho l'impressione che dovrei portarti dietro un paio di pesi morti, ah. Ok. Detto ciò, scendiamo. E apriamo uno. La carta Yeti. E poi il forziere più inutile del gioco. Con un ghill. Però il vero tesoro si trova qui. Boom! Altra stellazio. E già sono due stellazio nella stessa città e tre stellazio nel giro di 10 minuti, praticamente. Sì, i pesi morti sono Steiner e Garnet. Taurus. Toro volle farle un regalo. Oltrepassò mari e monti finché trovò la prima stella notturna.
Quindi storia degli Stellazio. Va bene. Qui non c'è nient'altro. E ce ne possiamo andare. Wop. E se vedete da qua, praticamente, ritorniamo indietro. Vedete, siamo praticamente ritornati all'ingresso. Quindi andiamo di qua. E possiamo finalmente raggiungere la nostra principessina. Però prima facciamo una cosa. Andiamo di qua. Vedete? Perché vi ho detto che volevo livellare un po'? Perché quel grifone là sotto è possibile combatterlo. Cioè, possiamo combatterlo. E combattendolo potremo ricevere delle ricompense. Solo che o lo combattiamo qui o praticamente poi non lo possiamo combattere. Perché poi dopo la creatura cambia. Fare compere intanto. Quindi intanto vediamo cosa c'è da comprare. La daga di Mithril noi già ce l'abbiamo. Ma inoltre, ma tra l'altro non c'è bisogno neanche di comprarla, perché si può ottenere praticamente nella stessa città, quindi non c'è bisogno di comprarla. E se notate bene, qui abbiamo la Mithril Sword, la stessa spada che abbiamo rubato a Beatrix. E uno dice, scusami, ma perché ti sei sbattuto per rubare la spada di Mithril se praticamente la potevi comprare qui? Perché dobbiamo rubare? Perché fondamentalmente la perfect, o in generale una run fatta rubando appunto gli oggetti, perché bisogna rubare gli oggetti, bisogna farlo. Non c'è un perché, si fa e basta. È una sorta di malattia rubare gli oggetti a un boss. E su Final Fantasy IX questa cosa è più evidenziata dal, diciamo, anche dal rischio di riuscire a rubare determinati oggetti. Però la lancia di Mithril la compriamo. Ariarchetta già ce l'abbiamo. L'asta di Mithril ce l'abbiamo. Ramo di fuoco, ramo ghiacciato e ramo di lampi li possediamo già. Il ramo ghiacciato in questo caso non viene visualizzato perché lo possiede vivi. Ce l'ha equipaggiato vivi. Quindi di conseguenza in questo party non è presente. Quindi zero. Ma in realtà noi ce l'abbiamo. E poi forchetta, che è praticamente la forchetta di Quina, quindi ce l'abbiamo anche questa. La pie forchetta, che ce l'abbiamo pure. Fascia di pelle, che ce l'abbiamo, idrobracciale. Ecco, fascia d'osso, ne prendiamo due. Guanti di Mithril, ce li abbiamo. Cappello jolly, ne prendiamo un altro. Perché uno, se non sbaglio, lo devo fondere. Quindi anzi, ne prendiamo tre. Perché due l'equipaggio e uno lo fondo. Bandana, ne prendiamo sempre due. Barbuta già ce l'abbiamo, vestito di seta. Scamiciata già ce l'abbiamo. Barda magica e metal barda ne prendiamo due, perché ovviamente va bene così. Perfetto, abbiamo finito. Il mostro là sotto ne parliamo tra poco, ci proviamo. Voglio provare a vedere se riesco a batterlo lo stesso, anche se a livello 7 mi sembra un po' difficile. Però ci proviamo, vedremo se ci riusciamo. Allora, detto ciò, saliamo. Questa è l'unica zona che non abbiamo esplorato al momento. E quindi qui c'è un piccolo gruzzoletto di 2000 gil, che schifo non fanno. E qua troviamo la nostra principessa. Ah, eravate qui, principessa. Mi avete fatto preoccupare. Se ti sto a dar retta, non troverò mai l'ago di platino. Cosa dite mai? Comunque, qui l'ago di platino non c'è. Dov'è Marcus? Non lo so. Forse lui l'ha già trovato. Non vieni? Guarda che me ne vado di nuovo da sola. No, no, vengo. Ma io quello... Eh sì. C'era una persona che abbiamo in realtà già incontrato. E adesso siamo ritornati nuovamente con Garnet nella squadra. Quindi torniamo indietro. Ok. Ci sono un altro paio di cose che dobbiamo fare prima di raggiungere Marcus. La prima di questa è andare finalmente a conoscere chi è realmente interessata alle Stellazio. Perché c'è una persona che in realtà sta cercando le Stellazio. E noi l'andremo ad incontrare adesso. Qui intanto c'è un etere. E qui adesso incontreremo questo piccione, perché è letteralmente un piccione,
che è la regina stella. Io raccolgo gli stellazio che sono sparsi per il mondo. Avete la Scorpius, se me la date sarete debitamente ricompensato. Eccola qua. Vi ringrazio. No ragazzi, questo è palesemente un piccione, non è un pavone, non ce l'ha la coda dietro. Que que que. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. Eccola qua, 1000 gil. Andiamo avanti. Avete la Cancer, se me la date sarete debitamente ricompensato. Yes, vi ringrazio. Eccola qua. Que que que. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. Piuma Phoenix, per il momento sono tutti premi di merda, però vabbè. Avete la Gemini, se me la date sarete debitamente ricompensato. Va bene. Via. Pof. Que, que, que. Prendete la vostra ricompensa dall'inserviente, per favore. 2000 gil. Vedete, stiamo andando però a crescere. Diamo la Taurus. Prendete la vostra ricompensa. Blood Sword. Quindi vedete già come le ricompense stanno aumentando. Abbiamo anche l'Aries. Yes, tieni. Beccati pure questa. E mi danno altri 5000 gil. Ok, per il momento basta così. Abbiamo finito. Non abbiamo più stellazio, quindi va bene così. Detto ciò... Ah, vi faccio vedere anche dove era presente appunto la daga di Mithril che vi ho detto poco fa, ovvero qua. Vedete? Qui c'è un forziere. E si trova la daga di Mithril, quindi non c'è bisogno di acquistarla praticamente dallo shop. Allora, a questo punto andiamo a congiungerci con gli altri. Fato a prendere l'ago di platino, così potremo aiutare Blank. Quando vai? Io partire subito. Subiten. Fieni anche tu, no? Sei pronten? Mettiamo ancora no. Ya, ma fai veloce. Ok. Perché ho detto di no in questo caso? In questo caso ho detto di no semplicemente perché voglio andare a vedere se riesco a buttare giù il piccione gigante. Anche se non credo di riuscirci. Perché livello 7 mi sa che sono un po' scarsicello. Allora... qui in realtà vorrei anche utilizzare l'antiscutum, solo che non l'ho imparato purtroppo. Sarebbe stato comodo l'antiscutum. Qui mettiamo la bronzobarda perché riduce gli effetti vento. E questo sarà molto utile. Però non credo proprio di farcela. Allora, volaticida ce l'abbiamo. Ok, va bene, ci proviamo. Allora, vediamo. Livello 7 mi sembra un po' difficile però. Era full vita Steiner, non mi ricordo se era full vita. Beh, male che vada poi lo faccio per conto mio, non è un problema. Perché queste sono tutte cose che comunque farò. Cioè, le cose che non faccio in live... Come ad esempio un'altra cosa che ho fatto off camera e che non vi ho fatto vedere in live è il fatto che prima di caricare il salvataggio questo sono andato a raccogliere altre rane. Infatti adesso ne ho raccolte 10 in modo tale da ottenere un'altra ricompensa. Che era lo spolverino che insegna l'abilità megafono a Vivi. Molto molto importante. Perché megafono praticamente previene lo status silenzio. Quindi Vivi non può essere silenziato e quindi può fare le magie. Perché se viene silenziato non può fare le magie. Chi è il mostro qua sotto? Il signore della Maison du Chevalier mi ha incaricato di sfamare il suo mostro. Il signore si diverte a dare in pasto carne d'avventuriere alla sua graziosa bestiola.
sconfiggere il mostro. Veramente? Ma lo sai che combatte Steiner? Perché Steiner è l'unico con un potenziale offensivo più alto, quindi... Qua sarebbe stato comodo avere anti-scutum, in realtà, per togliere le difese, praticamente, al nostro avversario, però... Capace che mi shot addirittura. Ok, mi ha fatto eroe, non erora, e già è una cosa positiva. Vedete quanto mi ha fatto di danno già? No, l'ha mancato, non ci credo. Con un altro attacco possibilmente l'avrei ucciso. Ti prego, sopravvivi. Benissimo. Dai, colpiscilo. Bravo, così ti fulli. Vedete, la Bloodsword qui è fantastica perché possiede questo effetto passivo che non viene descritto dal gioco, ovvero Drain. Olè, battuto. Godo. Senza la Bloodsword, questo combattimento risulta essere più difficile a questo livello, ovviamente. Questo è il premio che spetta al vincitore. Carta Tomberry, quindi niente di eccezionale, però ce l'abbiamo fatta. Ovviamente la Bloodsword qui era molto utile perché mi consentiva di recuperare gli HP. Quindi cosa facevo? Io mi facevo attaccare, non sprecavo il turno per curarmi e quindi potevo riattaccare subito, ok? Quindi era molto comoda per questa. Adesso rimettiamo l'Iron Sword. Qui posso mettere di nuovo... cosa stavo apprendendo? Vabbè, alla fine... Vabbè, uguale. Tanto devo apprendere comunque le stesse robe. Però ce l'abbiamo fatta. Dai, sono contento. A livello 7 ci sta. Allora, salviamo. Aspetta, sei full vita? Yes. Moguri. Anche perché prima di andare con Marcus c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere. Perché se vi ricordate bene, quando abbiamo cominciato il gioco vi dissi di comprare determinati oggetti. E tra l'altro vi dissi di comprarne in grosse quantità, ovvero 99 fasce e 99 cappelli da Merlino. E uno potrebbe dire: ma perché ho comprato tutta questa roba? Cosa me ne faccio di tutta sta roba? Beh, è semplice. Se venite qui a Toleno e andate praticamente dal fabbro, quindi dal saldatore, praticamente, buongiorno, cosa si può fare? Si possono creare le t-shirt. Vedete? Fascia e cappello da Merlino. Io già dei t-shirt ne possiedo parecchie. Se notate, il prezzo di listino per creare una t-shirt è di 1000 gil. La cosa positiva qual è? Che rivendendo le t-shirt noi avremo un profitto. Quindi creando 99 t-shirt e rivendendole avremo comunque guadagnato soldi, più soldi di quelli che abbiamo spesi. E quindi già questo è un piccolo vantaggio che ci consente di avere un profitto elevato da poter sfruttare all'asta di Toleno. Perché all'asta di Toleno ci sono degli oggetti che dobbiamo necessariamente comprare. Quindi... Ora io qua probabilmente ne posso creare giustamente soltanto 35 per ora, perché appunto sono praticamente... Ah, che bello il suono. Sì, i soldi che se ne vanno, guarda che bello. Sì, tutti i soldi che se ne vanno. Benissimo. Ora che abbiamo fatto queste t-shirt, andiamole a vendere. Perché ovviamente il fabbro, in questo caso, non vende, cioè non compra. Fa soltanto il lavoro e non vende. Andiamo adesso di nuovo indietro. Questo lavoro si poteva fare anche in una botta sola, se solo avessi avuto la possibilità di farmare più soldi. Cosa che ovviamente non ho fatto, perché il tempo è quello che è. Quindi andiamo a vendere. Allora, dove sono le mie t-shirt? Eccole qua. Vedete? Le t-shirt si vendono a 2000 gil. Quindi se io le crafto
a 1000 e le vendo a 2000, praticamente riguadagno 1000. E questa è una cosa che si può fare e non è un cheat, è semplicemente un espediente di gioco. E infatti ho speso 35.000 gil per fare tutte le mie t-shirt e adesso ne guadagno 76.000. Quindi torniamo indietro e andiamo a fare le altre t-shirt per poi rivenderle e praticamente riguadagnare i soldi, i soldini. E avere comunque la possibilità di tenermi una t-shirt, perché comunque una me la tengo giusto per collezionismo e avere, diciamo, l'oggetto nell'inventario, mentre invece le altre le possiamo vendere tutte. Non c'è problema. E ci andiamo a fare un piccolo gruzzoletto che comunque ci può aiutare. Ok. 64, quindi tutte le mie t-shirt adesso sono state craftate. Quindi torniamo indietro. E questa cosa purtroppo non è fattibile, diciamo, più di una volta, perché al villaggio di Dali si potrebbero comprare le fasce, però purtroppo i cappelli da Merlino no, perché non si potrebbero trovare più, quindi purtroppo non si può fare. Allora, le t-shirt, eccole qua, quindi vendiamole tutte. Vedete, 128.000 gil. Io però due me le tengo. E boom! Siamo adesso a 136.419 gil. Quindi abbiamo fatto un bel salto in avanti per quanto riguarda le nostre finanze. Che è una cosa che sinceramente non è malvagia. Con questi soldi che appunto mi servono, perché sono soldi che mi servono per spenderli qua, purtroppo. Il pezzo forte di oggi è cuore di grifone, vaso di doga, anello Madain e anello Reflex. Prima di tutto, cuore di grifone. Queste sono tutte rarità che si possono rivendere all'interno di Tolena stessa. Quindi qua possiamo scegliere comunque di comprarle o di rivenderle. In questo caso io per ora le lascio. Tanto si potranno ricomprare anche dopo. Non è un problema. Dopo avremo sicuramente più soldi rispetto adesso. Io per ora l'unica cosa su cui voglio focalizzarmi a comprare sono gli anelli e, se ci riesco, le spille, perché dopo si venderanno le spille. Ora, non ricordo se per cambiare il lotto devo comprare necessariamente tutti gli oggetti o se me ne bastano comunque soltanto uscire e rientrare, però non lo ricordo. Forse devo comprarli effettivamente una volta tutti. Vabbè, questo ora lo vediamo, perché non è un problema. Non è assolutamente un problema. Ok, primo oggetto è andato. Vaso di doga, acceleriamo, così l'offerta qua vanno più avanti e non perdiamo troppo tempo. Il trucchetto per spendere qualche cosina in meno di soldi è aspettare praticamente che... Ecco, l'anello Madain, perfetto. E aspettare che praticamente il nostro banditore d'asta faccia praticamente altre offerte... Vedete? Perché fino a quando l'asta ancora è in corso è inutile puntare. Se si vuole risparmiare qualcosina di soldi, ovviamente. Poi, se avete farmato soldi e siete ricchi sfondati, offrite botte di 10.000 gil ciascuno e siete a posto. E tecnicamente riuscireste quasi a comprare tutto al 100%. Però vedete, qui ancora giocano al rialzo. Vedete, 5.009, che in realtà non è una brutta cifra. Ok, quella ci pensa, 6.000. Penso che meno di 10.000, forse qua non andiamo, Vediamo se raggiungiamo... Oh, eccoci qua. 6.003 è un'ottima cifra. Ottimo! Anello Madain, perfetto. 6.003, ottimo, vedete? Quando il banditore d'asta dice altre offerte, dovete offrire voi, perché... Nell'80% dei casi non ci saranno altre offerte dopo e quindi vincete per forza. Quindi il trucco è aspettare il banditore d'asta che vi invita a fare l'offerta finale. Ecco, qui già stiamo levitando con i prezzi.
Ecco, già siamo a 11.003. I prezzi non sono fissi. I prezzi hanno sempre un range, bene o male, su dove si possono fermare. Più o meno in base alla rarità dell'accessorio o dell'oggetto in questione. Ecco, qui per esempio adesso sta lievitando parecchio in realtà, eh. Già 14.007 è parecchio. 14.009 addirittura. 15.000. Non ricordo di averlo mai acquistato a 15.000 e oltre. O forse non ci faccio caso. Madonna mia. È lievitato il prezzo. Ecco qua. Po' come? Mi ha rilanciato. Vedete, ve l'ho detto, non è sempre. Cioè, è l'80% dei casi. Può capitare che vi rilancino anche l'offerta, eh? Può capitare, può capitare. Ok, 15.008. È un po' caro in realtà l'anello Reflex. Ok, facciamo una pausa. Quindi esci e rientra. E vediamo se hanno cambiato lotto. Ok, mini seed, vaso di doga, specchio di une e perle rosse. Ecco, a me interessano le perle rosse qua. Tutti questi oggetti, mini seed, eccetera, eccetera, specchio di une, sono tutti rari, sono tutte rarità. Quindi si possono comprare anche dopo, non c'è problema. Per cui andiamo avanti, perché queste sono tutte aste che... Cioè, sono tutte offerte che non mi interessano. Quelle che mi interessano sono le perle rosse, in realtà. Ok. Però a 3.200 era buono, perché si rivendeva a 10.000 forse, non mi ricordo. No, questo lo possiamo togliere. Specchio di une, va bene, andiamo avanti. Però le perle rosse sono ottime, perché sono un accessorio. Ecco, qui i prezzi stanno lievitando. Quindi aver farmato questi soldini ci consentono comunque di partecipare alla prima asta di Toleno. Ce ne saranno altre aste che ovviamente potrò permettermi più in là. E questo ora è le perle rosse, ok. Ecco, già le perle rosse stanno lievitando come prezzo. E già siamo a 8.000. 12.000. Madonna mia. Che 18.000 kill addirittura. Vai, 18.100. Oh, perfetto. Grazie. Ok, se non sbaglio ce n'era un'altra ancora. C'erano le... Allora, vediamo. Mini seed. Vaso di doga. Ah, l'anello... L'anello Madain l'ho preso? Oddio, non mi ricordo se l'ho già preso. Forse sì, l'ho preso poco fa. Perché ho preso l'anello Reflex e l'anello Madain. Ok, sì, perfetto. E allora credo che abbiamo finito. Perché gli accessori erano tre. Mini seed, vaso di doga, specchio di une e perle rosse. Sì, ok, credo che abbiamo finito. Che non ce ne sono altri per ora. Qua addirittura si venderà anche la materia oscura. Ok, però va bene, per ora abbiamo finito. Perché ho voluto prendere questi accessori adesso? Perché guardate un po' che cosa ci permettono di fare. Le perle rosse ci consentono di ottenere level up, perfora reflex e megafono. Quindi anche Garnet, che poi perle rosse, in realtà come potete vedere è palesemente un rossetto. Cioè dall'immaginetta è proprio palesemente un rossetto, però perle rosse. Probabilmente perché l'hanno associato comunque a un qualcosa di femminile. Però fondamentalmente è un accessorio che possono utilizzare soltanto le donne. Quindi in questo caso level up, perfora reflex e megafono, che sono tre abilità eccezionali. Perfora reflex in realtà per Daga non è che sia buonissimo, dato che comunque lei incantesimi offensivi non ne ha particolari. E Eiko è decisamente più forte, che è un personaggio di cui parleremo tra poco. Level up è ottimo, perché mi consentirà successivamente di poter sfruttare i punti extra per aumentare le statistiche,
perché ci sarebbe un discorso da fare sulle statistiche che non voglio fare adesso. Probabilmente ve lo farò quando andrò a livellare. Dato che su Final Fantasy IX le statistiche possono essere migliorate in base agli equipaggiamenti che si utilizzano per migliorare le statistiche in modo permanente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io, in base all'equipaggiamento che ho addosso, posso aumentare più o meno le statistiche in modo permanente. Quindi anche se poi tolgo quell'accessorio, io ho comunque quelle statistiche migliorate. Le statistiche vengono migliorate ogni volta che il personaggio effettua un level up che abbia nel proprio numero 1, 4, 7 e 9, se non ricordo male. Ogni volta che il nostro personaggio toccherà uno di questi livelli, aumenterà in modo permanente una statistica, che viene ovviamente scelta in base all'equipaggiamento che abbiamo addosso. Questa cosa ci consente appunto di manipolare gli equipaggiamenti e ci consente anche di manipolare le nostre statistiche in modo tale da farci successivamente equipaggiare oggetti più forti per ottenere bonus più alti sulle statistiche che ci interessano. Per esempio i DPS aumentiamo la forza, i maghi aumentiamo il potere magico, lo spirito che... Nel caso anche di Gidan aumenta le percentuali di ruba, che è una cosa che non tutti sanno, ma aumentare lo spirito su Gidan aumenta anche le possibilità di ruba. Quindi è molto comodo avere la possibilità di manipolare le statistiche da aumentare. Questa cosa la farò più in là, quando avrò intenzione di farmare e di livellare prima comunque di chiudere il gioco, comunque prima di fare cose importanti all'interno del gioco, senza raggiungere il 99. Il 99 probabilmente lo farò poi più in là, forse, se voglio farlo, perché in realtà non so neanche se voglio farlo. Raggiungere il livello 99 su Final Fantasy 9 è un po' una mazzata, se devo essere sincero, quindi non so se voglio effettivamente farlo, però vedremo, vedremo. Forse per completezza lo farò, ma vedremo. Detto questo, sarà importantissimo scegliere poi l'equipaggiamento giusto per fare i level up. E per quanto riguarda i level up, prima di andare avanti, ci sarà un'altra cosa di cui vi parlerò. Ovvero la possibilità, ovviamente chi conosce il gioco lo sa, però chi non lo sa potrà avere un'epifania, una sorta di epifania. Perché? Perché c'è un personaggio all'interno di questo gioco che può raggiungere il livello 198 e non il livello 99. Cioè può praticamente raddoppiare le proprie statistiche. E questo personaggio è proprio Eiko. Eiko all'interno di Final Fantasy IX può letteralmente raddoppiare il proprio livello. Cioè può arrivare al 198. Ovviamente su schermo si vedrà sempre 99, ma per quanto riguarda le statistiche e per quanto riguarda soprattutto i cristalli delle abilità, che sono quelli che ti consentono appunto di attivare o meno le abilità, verranno calcolati come se Eiko arrivasse al 198. E questo è spiegato, se andate a leggere una qualsiasi guida, se andate a vedere un qualsiasi, diciamo... perfezionista di Final Fantasy IX, sa benissimo che il personaggio di Marcus, quando è presente all'interno del party, prende le stesse statistiche del personaggio che sarà Eiko. Quindi se noi andiamo a livellare il personaggio di Marcus e in teoria lo portassimo al 99, quando Eiko verrà aggiunta al party partirà con le stesse statistiche base, ovviamente livellate per il suo livello, no? Quindi ci sarà qualche bonus, ci saranno circa una decina di punti in più. Una decina di punti in più nelle statistiche, che sono comunque tanti, sono veramente tanti. Perché avere 20 a forza o avere 30 a forza è una grossa differenza. Però praticamente che succederà? Succede che Eiko, quando sarà nel party, quando sarà nel nostro party, avrà un boost delle sue statistiche, che poi livellando insieme al nostro party andrà a migliorare ancora di più. Quindi Eiko fondamentalmente all'interno del gioco diventa un personaggio fortissimo, diventa un personaggio rotto.
se si farà questo metodo, cioè se si porterà Marcus al 99. Io non so se lo voglio fare. Ho una mezza idea di... cioè, avrei anche come fare in realtà. Perché basta che lascio il PC acceso e lo faccio farmare da solo. Potrei anche fare una cosa del genere. Non so se voglio farlo. Più che altro per il tempo che mi porta via, diciamo, tutta questa cosa. Perché si parla di almeno un 100 ore di gioco sicuro. Cioè, mi mangio praticamente 100 ore di gioco, letteralmente. Sì che noi non dobbiamo prendere l'Excalibur 2, perché ovviamente l'Excalibur 2 in una run al 100% è impossibile prenderla, però se devo mettermi a far livellare Marcus a livello 99, perdo all'incirca 100 ore di gioco. Quindi è, diciamo che è una bella mattanza. Ma va bene così per ora, andiamo avanti. Non lo so, ci voglio pensare. Vi lascio il salvataggio e se mi viene da fare questa follia, la faccio. Solo per il content, ma la faccio. Anche perché in realtà l'ho fatta solo una volta. Questa cosa non l'ho mai fatta praticamente nelle mie run. Forse una volta sola, addirittura. E quindi... quindi forse la faccio. Vedremo. Non lo so. Sono indeciso. Ci penso. Anche perché sarebbe bello poi vedere Marcus a livello 99. Tipo con 6.000-7.000 HP, tipo... e tutti gli altri poi a livello bassissimo, che ci sta. E va bene. Allora, andiamo da Marcus adesso, che finalmente abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare in questa fase di gioco. E possiamo dedicarci a rubare finalmente l'ago di platino. Per salvare il compare. Sì, siamo pronti. Principessa! Aspettatemi, principessa! Il capo ci aspetta. Il capo sarebbe il boss? Certamente. Il boss è solo Ain. Tutti gli altri sono Kain. Ok. Sono Kain, quindi sono tutti dei dragoon. Aspettatemi, principessa! Una fanciulla d'alto rango rubare? Se lo viene a sapere sua maestà... Principessina, ti vuoi introdurre Principessina, ti vuoi introdurre furtivamente in casa altrui pure tu, eh? Certo, devo controllare che non rubiate più del necessario. Allora andiamo. Vengo con voi. È mio dovere assicurarmi che non portiate la principessa sulla cattiva strada, bagordi. Fai come vuoi. Inchia, fai come vuoi, ha detto. Doveri, compiti, missioni... Mai pensato a quello che tu vorresti fare, ah? Non mi distoglierai dal mio proposito. Riporterò la principessa d'Alexandria. Sei esattamente come quel fanfarone di Jidan. Io di qua, io di là. Ma sei veramente tu a decidere della tua vita? Che dici? Basta con le chiacchiere. Andiamo. Che poi io Garnet, io me la immagino un po' tipo milanese. Con l'accento milanese, tipo, se ci fate caso. Non lo so perché, mi sa tanto di accento milanese Garnet, tipo tutta perfettina, tipo andiamone, tipo una cosa del genere. Come va Burmesia? Bene, finché non ci sono quei topi di fogna e quella donna elefante. L'esistenza di tali mostruosità colpisce nel vivo il mio senso estetico. Posso capire. Dovrò pensare ai topi della sabbia e vorrei purificare la bella Toleno da questo fetore. Quindi andate a Cleira? Sì. Allora siamo d'accordo? Ci penso io. A proposito, oggi c'era una ragazza carina, l'hai vista? C'era una cliente di vostro gradimento? È proprio di mio gradimento. Il passerotto che inseguivo mi è volato vicino. Eh? Incredibile incontrarti qui. Amo il destino in cui voglio credere in questo momento. Ma non è ancora giunta l'ora di far riposare le tue ali. Non è questo il tuo nido. Devi tornare dalla tua mamma. Proprio teatrale al massimo, Kuja. E quando tornerai, ci sarò anch'io a darti il benvenuto. Qui nel frattempo siamo sulla gondola. Romanticheria a parte. Garnet con i capelli infilati nel culo. Ma io cosa diavolo sto facendo?
Mi sono mischiato a dei banditi. No, devi tenere duro, Adalbertor Steiner. Il tuo compito è difendere la principessa e riportarla ad Alexandria. Non posso credere che Sua Maestà abbia commesso simili atrocità. Avrà certamente i suoi motivi. Avrà chiaro in testa ciò che vuole. E io cosa voglio? Oh no, basta. Comunque, uno sciocco come me non può sapere cosa trama un sovrano. E poi non posso dare retta a quattro parole buttate al vento da un brigantello. Difenderò la mia principessa e la riporterò al castello. Così il mascalzone non la rivedrà più. Quel furfante, l'ha ingannata e rapita. Gidan, mi hai deluso. Mi ha ingannata e rapita, trattandomi come una bambina senza cervello. Perciò stavolta sono venuta da sola a cercare l'ago di platino. Però non capisco perché. Perché faccio tutto questo? Per aiutare Blank? Perché lui ha aiutato me? Certo, è normale ricambiare un piacere ricevuto. Ma io non lo faccio per la riconoscenza. Piccolo momento di confessione e di riflessione. Sarà davvero qui l'ago di platino? Invece di parlare, pensa a cercare. Eh? Arriva qualcuno. Le sere di luna rossa come oggi sono l'ideale per osservare gli astri, ma non ci voleva che finisse l'inchiostro proprio ora. Dove lo terrà mai? Cosa fare ad Essen? Eh? Aspettate. Principessa, fermatevi. Ma voi... Accida erbolina, non credo ai miei occhiali. I miei omaggi, dottor Totto. Principessa Garnet. Per tutti i cavalieri di Re Artù, il dottor Totto. Ma chi è questo? L'illustrissimo Totto era il precettore della principessa. È un uomo estremamente colto. Non sono i complimenti di Steiner questi? Ma piano, sveglieremo il proprietario. Principessa, ditemi, come mai vi trovate qui? È una storia lunga. Cerchiamo l'ago di platino. Sono persino disposti a rubarlo. In questa gravissima ed immoralissima situazione ho il preciso dovere di... C'è qualcuno? Oh, presto, scappate. Dopo vi consegnerò l'ago di platino. Tornate all'entrata di Toleno. Proseguite sulla sinistra fino in fondo. Lì vedrete una torre. Quella è casa mia. Ecco la chiave. Aprite e aspettatemi lì. Va bene. Su, andiamo. Grazie, dottor Totto. Ci vediamo più tardi. Ok. Ciao, ciao Sagina. Ah, siete voi, dottor Totto. Scusate, avevo finito l'inchiostro per scrivere e... State attento, se manca della merce mi arrabbio. Principessa. Allora quel poppo vi darà il lago di platino? Si chiama Totto. Ecciu! Totto, tonto che sia, gli dobbiamo davvero baciare le mani, ah... Quindi, picciotto, devi portare la principessa ancora un po', ah? Yeah. Senza di lei non ti darebbe mai l'ago di platino. Allora, senti, principessina, mi raccomando a cicci. Totto! Fidatevi. Partite dopo aver riposato. Darete a Pippi il tempo di cercarlo. Totto! E c'è Marcus che gli fa Totto. Non è Totto? Ok. E da questo momento abbiamo nuovamente Marcus nel party. Quindi... Praticamente si potrebbe in teoria attuare ciò che vi ho detto poco fa, ovvero livellare Marcus per livellare in contemporanea anche Eiko. Cosa che io voglio fare, o per meglio dire potrei fare, in un'altra zona del gioco, non adesso, cioè nella zona successiva praticamente. Allora, entriamo. È motto. L'ha chiamato in 27 nomi diversi. Ecco, questa è la casa di Totto. Che prima era una torre ed era bloccata, se vi ricordate. Eccolo là. Dottor Totto! Eccoci qua. Principessa, mi dispiace avervi fatto camminare tanto. Ora abitate qui? Allontanandomi da Alexandria, cercai qualcuno disposto a finanziare le mie ricerche. E così giunsi a Toleno.
Sapete, vi siete fatta ancora più bella. Sono felice, sono così felice di rivedervi. Illustre Totto, vi trovo bene come al solito. Ah, dimenticavo, c'è anche Steiner con voi. Certo, il mio impeccabile coraggio cavalleresco è l'ombra della principessa. Sempre il solito. Immagino che abbiate affrontato situazioni complesse, ma non chiederò di più. Piuttosto, ho messo l'ago di platino in quel forziere. Prendetelo pure. Lo prendo io. Ottenuto ago di platino. E Marcus subito arriva così, fiero. Lo prendo io. Maleducato, almeno ringrazia. Lasciate stare, Steiner. Con questo salferò il compare. È inconcepibile mettersi in cammino con gente tanto disonesta. Dottor Totto, è questo il Gaiamondo? Madonna, io la prima volta che l'ho letto... Vabbè, lasciamo perdere. Sì, è la riproduzione del pianeta su cui viviamo. Ricordo bene le lezioni su Gaia. Ricordate ancora quei confusi discorsi? Ecco, qui si vede adesso Garnet piccolina, che tra l'altro è alta quanto Totto. Cioè, io non capisco Totto quanto effettivamente sia basso. In un vecchio manoscritto risalente a più di 500 anni fa erano ripetuti spesso due concetti: gioiello ancestrale e clan degli sciamani. E proprio 500 anni or sono il documento sparì nel nulla. Secondo Frederick Hack, il gioiello ancestrale era un ciondolo tramandato ad Alexandria di sovrano in sovrano. Si ipotizza che questo ciondolo avesse una forma arrotondata. Pare che esista poi un legame fra le pietre e gli spiriti dell'invocazione. Dottor Totto! Eccola. Cosa c'è, principessa? Cioè, sono alti uguali. Cioè, allucinante. Leggete ancora quei libri difficilissimi? Certo, ho quasi finito di leggere tutti quelli che ci sono qui. E poi, quando sono circondato dai libri, a poco mi si chiariscono le idee in testa e... Ah sì? A me invece fa schifo quella roba. Schifo? Quella roba? Ai ai, una principessa non si esprime così. Scusate, allora, io invece sono negata per le letture così impegnative. Andava meglio, no? Avete letto l'opera di Eyborn, Sarò il tuo passerotto? Sì, ne ho gustato la pienezza. Eh? Che ne pensate, dottore? Non sono parole degne di una regina? Oh oh oh, e questo? È il Gaiamondo, il pianeta dove viviamo. Il Gaiamondo? E perché viviamo dentro un pallone? Oh, oh, mica dentro, sopra. Eh? Una teoria sostiene che nelle stelle risiedano forza e vita. Questo fu il punto di partenza per ulteriori studi sul legame fra le pietre e l'invocazione. E pare che... E parte il treno per Sapientopoli. Indi per cui... Oh, scusate principessa, vi sto annoiando forse? No, no. Sentite, ma dov'è la mia cameretta? Si vede sul pallone? Ma è troppo piccola per vederla qui sopra. Allora questo castello? Dunque, è quello di Sid? Sono già passati 8 anni. Madonna mia, in 8 anni ha fatto un glow up allucinante, Garnet. Come vola il tempo. Ma io sono sempre qui, con i miei libri e la mia ricerca. E questo Gaiamondo? È vecchio e anche rotto. Ma l'ho rimesso a posto e lo uso per guardare gli astri nel cielo. Non è male osservare le stelle da dentro Gaia. Immagino. Principessa, perdonatemi se sono indiscreto, ma è successo qualcosa. Ricordate che questo vecchio è sempre disposto ad ascoltarvi. Se avete bisogno di aiuto, non esitate. Ecco, veramente... Addirittura. E Sua Maestà sarebbe giunta da tanto? Mi rendo conto che è molto rischioso. Tuttavia... Vi manderò ad Alexandria. E come farete? Immaginando che prima o poi sarebbe servito, ho perfezionato un vecchio mezzo. Di qua, prego. Eh? Potremmo tornare ad Alexandria? Vengo anch'io. No, tu no! Vengo anch'io, no... Devo venire. Solo ad Alexandria posso andare da compare Pietrificaten. Te lo do io il permesso di venire con noi. Non ti arrabbiare, Steiner. Dobbiamo salvare Blank e anche mia madre. Perfetto. Fate attenzione, potrebbero esserci dei mostri là sotto. Quando siete pronti, scendete per la scala che c'è in quella botola. Ok, via, scendiamo. Eccoci.
Questa è Gargan Rue, l'antica via che collega Alexandria a Toleno. Che strano, un sotterraneo proprio sotto la Torren. A quei tempi Alexandria non conosceva ancora le tecniche di costruzione degli idrovolanti, perciò prima costruirono una via sotterranea, poi la torre. Eppure non sembra così vecchia questa struttura. Infatti, non molto tempo fa, la famiglia Bishop si preoccupò di restaurarla completamente. Tuttavia, da quel dì non venne più usata. Ci dovrebbe essere un dispositivo d'agganciamento che fa muovere il Gargant. Chissà dov'era quella leva. Dunque, dobbiamo cercare una leva? Principessa, diamoci da fare. Ok. E questi ragazzi, questa zona, ragazzi, è la migliore per farmare. Mogunet, consegniamo la lettera a Mochos, quindi guardate dove si trovava questo Moguri. È un Moguri che praticamente una volta perso qui è finita, l'avete perso per sempre. Una lettera di Nazuna? Grazie per avermela portata, Kupo. Mittente Nazuna, destinatario Mochos. Ciao Mochos, Gulimo mi ha scritto da Borden, alla porta sud. Dice che a vedere Mary innamorata di un altro lo fa star male, Kupo. Ma secondo me lei in fondo è innamorata di Gulimo, Kupo. Tu che ne pensi, Nazuna? Ho l'impressione che a Nazuna piaccia Gulimo, Kupo. Ok, ci sono altre lettere? Niente lettere. Doppio check, perfetto. A questo punto salvo. E perché salvo qua? Salvo qua perché se voglio far livellare Marcus al 99, questo è l'unico luogo in cui mi conviene farlo. Devo decidere se fare questa follia o meno. Perché livellare al 99 qui è un massacro. È letteralmente un massacro. Allora, intanto prendiamo una scamiciata e la coda Fenix. No, conviene qua. Conviene qua di più. Le mandragole sono anche più difficili da buttare giù. Sono più rischiose le mandragole. Qua invece con due attacchi, via. Ok. Qui ci sono nemici. Il Dragonfly. Ovviamente qui la cosa migliore da fare è prima fare in modo che tutti quanti apprendino le abilità. Vedete che leviamo pochissimo, perché giustamente non abbiamo livellato. Infatti ci stiamo assai. Vedete quanti attacchi praticamente devo fare all'inizio? Questo già ti fa capire che tu praticamente... no, Berserker. Tu qua praticamente già questo combattimento ti fa capire quanto tu sia sottolivellato. Cioè già da un combattimento tu capisci quanto tu sia sottolivellato. Ah, pure la carta Dragonfly. Buono, perfetto. E vedi, nel frattempo devo apprendere anche le abilità, quindi questa sarà tutta una scusa per me per livellare, apprendere le abilità, e una volta che avrò appreso le abilità con tutti deciderò se effettivamente farmare con Marcus. È l'unica roba. Come si fa a farmare in questo livello? Allora, per chi lo volesse fare, il metodo più, diciamo, intelligente che è stato scovato all'interno del gioco
sarebbe quello di prendere, se siete col joypad, prendere un elastico e praticamente tenere il joypad in questa posizione fissa, in modo tale che Garnet, ora ve lo faccio vedere da qua, ecco, così, tenere praticamente la levetta sempre verso la direzione di camminata. Perché Garnet, anche se sta ferma nella stessa posizione, se fa i passi, il gioco conterà i passi come se lei stesse correndo, diciamo, nella zona circostante. Quindi potrà triggerare incontri casuali, nello stesso modo in cui magari li può triggerare, vedete? Come li può triggerare praticamente da qualsiasi altra parte. Una volta che si fa l'incontro casuale, perché ovviamente viene, cioè diciamo parte l'incontro casuale, si può effettivamente combattere. E una volta che si combatte, man mano si fanno più livelli, giustamente, e si prendono esperienza, diventerà più facile. Però una volta apprese praticamente tutte le abilità, si fanno morire Garnet e Steiner, perché ovviamente l'esperienza così va tutta a Marcus e quindi viene letteralmente triplicata, perché in quel caso viene letteralmente triplicata, e si fa livellare Marcus. Però uno può dire, scusa, come fai a farli combattere da soli? Ovviamente si può fare tramite l'auto, che praticamente non è altro che attacco continuo. Attacco, 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 attacco. L'unica cosa che rimarrebbe purtroppo da fare sarebbe premere X per far finire questa zona, cioè per far finire questo combattimento. E quindi che si fa? Si fa che o si utilizza un autoclicker, perché nella versione PC in teoria, se non sbaglio, cliccando col mouse dovrei fare la prova. Però se non ricordo male, nella versione PC cliccando col mouse, tra l'altro è vero, abbiamo fatto già la maestria di alcuni. Ecco, qui abbiamo Insonnia che dobbiamo imparare. Va bene. Antimedusa. Ok, Protect Scan, qui ce le abbiamo. Qui cosa abbiamo? Sempre Reflex. Isotermia. Ok, prima questi che prendono meno. Qui non abbiamo nulla. Qui ancora stiamo imparando. Qui va bene, qui va bene. Ok. In teoria adesso voglio fare la prova per vedere se è vero, perché non me lo ricordo di preciso, ma in teoria nella versione PC, premendo col tasto sinistro del mouse, dovrebbe forse fare la stessa cosa di. Dovrebbe fare praticamente la stessa cosa di, diciamo, di X, quindi la conferma. Ecco, qui dovrei mettere volaticida forse. Aspetta, no, no, insetticida. Ce l'ho insetticida perché faccio pochissimi danni. Vabbè. Andiamo avanti. Vedi, bene o male riusciamo a farci. Vediamo se è vero. Esatto, vedete? Praticamente col click del mouse si può andare avanti. Quindi in teoria qui basta avere un autoclicker nel gioco, ovviamente, che poi praticamente fa i click continui sullo schermo. Ti consente praticamente di, con l'elastico, tenere il joypad sempre verso la direzione del combattimento, l'auto che ti fa fare il combattimento automatico, e poi con l'autoclick vai avanti e praticamente continui così all'infinito. Ecco, per chi ha una buona pazienza, può fare questo lavoro e portare poi Marcus successivamente al livello 99. Se io dovessi cliccare manualmente qui ci starei 20 anni, quindi se invece lo devo fare off camera, che lo faccio fare da solo, non è un grosso problema. E si potrebbe anche fare. Anche perché una volta presi i primi livelli,
Marcus diventa praticamente immortale. Inoltre, la cosa che ovviamente si deve fare è equipaggiare la Bloodsword. Perché la Bloodsword, se vi ricordate bene, praticamente cura l'utilizzatore. Quindi, ok, qui abbiamo preso tutto. Quindi adesso possiamo andare qua. Tu non avevi qua nient'altro. Va bene. No, vabbè, ovviamente non voglio fare adesso, tipo, mi perdo qua mezz'ora a livellare. Anche, vabbè, sì che effettivamente già sono le 11, per cui... Cioè, non penso proprio che... Lo lascerò probabilmente tutta la notte, cioè farò il salvataggio e lo lascerò praticamente poi tutta la notte, anche non so quanto altro tempo per farlo livellare, perché purtroppo la situazione è questa. Tra l'altro Garnet, guardate quanti danni fa adesso. Cioè fa più danni degli altri praticamente. E già stiamo iniziando fortunatamente a livellare. Allora, abilità, licenza medica, qui mettiamo insonnia e isotermia, che sono le più importanti. Eppure tu insetticida ce l'hai, anche volaticida, perché fai così pochi danni? Sei un cestino, Steiner. Vabbè, comunque, era giusto per farvelo vedere, non mi metto qui adesso a farmare, non... Allora, salviamo. Vabbè, quanto posso pagare? Qualche euro in più? Sti cazzi. Per il content si fa. Fa la maratona 48 ore, ma se bastassero effettivamente 48 ore... Purtroppo non bastano 48 ore. Perché fosse stata una maratona 48 ore, ancora. Non succede niente. Quindi andiamo dall'altro lato. Sì, lo farò al 99. Sì, è qui che arriva Gargant. Arriva Gargant? Sì, da qui, dalla stazione di Toleno, parte una sorta di funivia. Abbassando quella leva, Gargant fa tutto il giro e arriva fin qui. Gargant? La funivia? Non capisco. Se mi metto a spiegarvi tutto, il marchingegno si fa notte. Intanto abbassate quella leva. Va bene. Tra l'altro, da notare il piccolo dettaglio del fatto si fa notte, ma siamo già a Toleno, quindi... È già notte, però, vabbè. Eccolo qua. Cos'era? In perfetto orario. È Gargant, l'insetto funivia che si nutre di fiori e cammina su radici e liane. Però se non lo fermiamo... Dov'era l'altra leva? Totò. È qui l'altra leva, cretino. E tra l'altro, se notate bene... Qua adesso è più leggibile nella versione PC, ma nella versione PlayStation non si leggeva un cazzo, ovviamente, perché non si leggeva un cazzo. C'è scritto feed. Quindi questa è la leva che per l'appunto serve per far mangiare il Gargant. Sì, brevissima, è quella. Se l'abbassate si ferma. Eccolo qua. Oh. Fate presto, appena finisce di mangiare, riparte di corsa. Siamo sicuri che ci porta a destinazione? Non è che si mette a girare senza sosta. State tranquilli, stavolta mi occupo io del dispositivo d'agganciamento della funivia. Steiner, prendetevi cura della principessa. È in mani sicure. È cresciuta, ma è rimasta sempre una fragile fanciulla. Giudizio, cavalier Steiner. Giudizio è una qualità che di certo non mi manca. Capite cosa intendo, vero? Cavaliere, parlo della capacità di valutare le situazioni consone o meno alla giovane o meno alla giovane principessa. Lo terrò a mente. Arrivederci, principessa. Arrivederci, dottor Totto. Fate attenzione. Poi si abbassa qui. Buona fortuna, principessa. Ok, perfetto. E via. Pare che Insetten funzionen. Ci arriveremo ad Alexandria?
Non si fede più, dottore. Quanto ci vorrà ancora? Un'invenzione geniale questo insetto funivia. Un dottore con quel cervello doveva fare il cavaliere. Eh? Che succede? Forse c'è qualcosa che gli fa paura? Eh sì. C'è un bel vermone così che adesso... Fermatevi! Eccoci qua. Con la maschera antigas. Tra l'altro guardate il dettaglio fighissimo dei colori. Madonna, è bellissimo. I colori sono bellissimi fatti così con sta mod. Forse aveva paura di questo. Anch'io avrei paura di questo. Boss fight. Ok. E qui al solito. Oh no, ho messo l'auto. Fermo. No, leva l'auto. Leva l'auto. No. Bene, godo. No. No, fermo. Non t'azzardare. Ovviamente slow a tutti quanti, perché è giusto che sia così. Fascia d'osso, ok. Purtroppo sto slow. Ci penalizzerà per un po'. Ale, non hai rubato niente. Bacio diabolico, facciamo attenzione perché non può infliggere lo status poison. Infatti con la magia bianca tecnicamente noi avremmo dovuto imparare. Ah no, poisoner ce l'abbiamo. Ok, perfetto, va bene. Va bene, si può fare, godo. No, al momento non ce l'abbiamo un counter per slow. Non hai rubato niente. No! Oddio, Steiner, che cazzo ho fatto? Ok, Mithril forchetta. Benissimo. Credo che abbia l'ultimo oggetto, forse. Se non ricordo male. Ah no, abbiamo finito. Ok, non possiede più niente. Con Steiner dobbiamo imparare ancora le tecniche. Ok, possiamo eliminarlo. Possiamo andare avanti. Questo boss con Marcus al 99 sarà un bel... sarà un bello spasso. Non che faccia tutti sti danni, però. Tra l'altro, piccola cosa, se volete prendere l'equipaggiamento di Marcus, questa è l'occasione giusta comunque per poterli prendere. Se li volete poi sfruttare per il secondo party. Che non dovrebbe mancare molto, non ha... ormai dovrebbe praticamente essere morto. Penso gli ultimi due o tre attacchi. Quasi avessi avuto le altre abilità di... infatti è scappato, ok. Infatti gli ultimi due o tre attacchi. Bene, bene, bene. Siamo arrivati. Povero Gargant, è stanco anche lui. Non credevo ci fosse un posto simile ad Alexandria. Qui dove siamo? Non lo so. Comunque andiamo. Siamo davvero ad Alexandria? Credo di sì. Dove si va ora? Dunque, sicuramente di qua. Presto, principessa. Steiner, aspetta. Questo posto lo conosco. Me ne ha parlato il dottor Totto.
fu costruito quando Alexandria fu invaso da uno stato nemico. Sì, credo che fu proprio il dottor Totto a dirmelo. Va bene, principessa, ne parliamo dopo. Ora andiamo. Quest'umidità non vi fa bene alle ossa. Infatti, facciamo presto, dobbiamo aiutare il compare. Va bene, muoviamoci. Andiamo? Oh! Cosa avete combinato, brigante? Niente. E poi smettila di parlare con me con quel tonen. Se no, io e te caput. Non cercherete di gabbiarmi di nuovo. Perché non mi credi? Ecco, guarda, per colpa tua siamo rimaste intrappolate. Per tutti i sette samurai. Li abbiamo presi, Son. Bel lavoretto, Zon. Zon, Son. Qui è il comandante Steiner della squadra Pluto che vi parla. Siamo rimpatriati ad Alexandria. Tirateci fuori di qui, subito. Non possiamo, vero, Zon? Certo che no, Son. Zon? Son? Sono tornata per parlare con mia madre. Ora basta con gli scherzi e fatemi vedere la regina. Vuoi vedere la mammina? Per questo sei nella trappolina. È la regina Reginella che vuol vedere sua figlia bella. Eh? Cosa? Plot twist. E qui ribaltamento di fronte. Freya, ce la fai ad alzarti? Sì, non ti preoccupare. Forza. E tu vivi? Sì, sto bene. Si sono dirette a Kleira. Che facciamo, li seguiamo? E me lo chiedi? Immaginavo. E tu che fai, vivi? Se vengo a Kleira scoprirò qualcosa di più sui maghi neri? Sì, credo che se seguiamo Bran e Kuja ne sapremo di più. Allora vengo. Kleira mi ricorda il nome di un dorce. E la signorina? Parli di Daga? Ma mi sono mica dimenticato di lei. Qui a Burmesia non c'è, ma sono certo che l'incontreremo presto. Su, andiamo. Mi pare che si trovi nel deserto a ovest di Burmesia. Tra l'altro il dettaglio, no? Deserto a ovest di Burmesia, no? Per farvi sottolineare il luogo. Ma con la tempesta di sabbia riusciremo ad entrarci? Intanto cerchiamo di arrivarci. Penseremo dopo a come entrare. Daga, dove sei? Ok, e qui abbiamo ufficialmente cambiato praticamente... siamo ritornati praticamente con il nostro party. Con il nostro party che però adesso è un po' più... come dire, è un po' più... carico di oggetti, perché abbiamo ottenuto praticamente tutti gli altri oggetti che praticamente abbiamo preso anche con Steiner. Vedete, abbiamo la scamiciata, che è la stessa che abbiamo rubato praticamente a Beatrix, solo che un'altra l'abbiamo comprata, quindi adesso possiamo imparare altre tecniche a Jidan. Quindi abbiamo la possibilità, vedete, di poterlo potenziare. Quindi abbiamo il cinturone. Poi, tu ancora stai imparando Blizzara. Qui Slow, vediamo se c'è qualcos'altro. Potrei mettere la bandana, però... voglio vedere se può imparare qualcosa qui, no? Qui abbiamo la fascia d'osso. Quindi ci sta. Poi, Spolverino, che è praticamente la giacca che si prende nel momento in cui catturate 9 rane. Infatti io... prima di andare avanti nel gioco sono tornato nella palude, ho catturato le rane e poi ho chiuso il CD1. Cioè ho rifatto praticamente la stessa cosa. Anello Coral. Ecco, qui ci sarebbe sempre Reflex in realtà, che lo possiamo tenere. Poi qui c'è Besticida, che sarebbe interessante da far apprendere. Quindi qui Volaticida. Qui abbiamo niente. E qui abbiamo già la lancia di Mithril, che è la stessa che abbiamo preso praticamente nel... è la stessa che abbiamo preso praticamente nello shop. Quindi ne abbiamo semplicemente uno in più. Certo che ho rubato tutto. Perché fate queste domande che avete già la risposta? Guardate la differenza tra... ovviamente, allora, la peculiarità di Quina... è che nelle sue armi, ovvero la forchetta, l'unica abilità che
che potrà imparare Quina sarà sempre e comunque luna piena. Non avrà altre abilità al di fuori di luna piena con le sue armi. Quindi in questo caso la Mithril Forchetta, che dà addirittura 42 di attacco fisico, rende praticamente Quina un mostro, letteralmente un mostro. Anche se Quina in realtà ha una meccanica segreta nel gioco che magari non tutti sanno, è che lei praticamente delle volte, siccome il gioco contestualizza il fatto che lei non mangi in modo particolare, abbia praticamente dei vuoti di fame, e quindi quando colpisce l'avversario delle volte fa meno danno del previsto. Si ritrova praticamente a fare tipo 20-30 danni, proprio pochissimi. Questo è dovuto al fatto che Quina praticamente ha fame, non ha mangiato e quindi è più debole. Cioè è una sorta di meccanica interna del gioco, dove delle volte appunto con l'attacco fisico di Quina non si riesce a fare un danno eccezionale, nonostante lei comunque abbia un elevato numero di forza e un elevato numero di attacco fisico. È una piccola roba. Vabbè, qui non c'è nient'altro. Fascia d'osso, poi qui MP, va bene. Qui invece tu cosa puoi apprendere? Oh, marsupio, 33 in forza addirittura Quina. È letteralmente un mostro Quina momentaneamente. C'è Gidan poi 38, quindi un toro. Vabbè, è anche perché abbiamo il cinturone, che il cinturone aumenta l'attacco. Allora, vivi, altre abilità. Ecco, abilità up, che fa assolutamente comodo. Megafono e basta, penso che ci siamo. Ci sarebbe anche sempre reflex da poter attivare con 15 addirittura, ma sempre reflex, in questo caso potremmo anche attivarlo, perché in realtà il sempre reflex purtroppo funziona anche con le magie curative. Quindi se per esempio io con Garnet dovessi effettuare un'energia, praticamente Vivi con reflex la respingerebbe al nemico. Mentre invece Quina, utilizzando le tecniche e utilizzando nel particolare vento bianco, che praticamente ci consente di guarire, non viene considerata come una magia, quindi cura comunque Vivi, nonostante si possa utilizzare per l'appunto sempre reflex. È una cosa che comunque poi utilizzeremo alla fine del gioco. Perché con Vivi ci sarà la possibilità di fare le abilità con doppio reflex, ci sarà la possibilità comunque di sfruttare il doppio reflex per fare praticamente quantità di danni allucinanti, perché appunto il doppio reflex ci consente di raddoppiare la potenza dell'incantesimo che viene rimbalzato su reflex. Quindi noi attiveremo questo doppio reflex su Vivi, attiveremo anche sempre reflex e effettueremo le magie su noi stessi, in modo tale che noi poi le rimbalziamo e le rispediamo col doppio dei danni. Quindi una sorta di combo un po' malata, che però ha un ottimo vantaggio, ha comunque un ottimo... ha non solo un ottimo output di danni, ma ha comunque un'ottima versatilità in alcune situazioni. Allora, detto questo, io in realtà ho finito un po' prima del previsto, però vorrei fermarmi qua. Vorrei fermarmi qua per un motivo ben preciso. Uno, perché voglio livellare Marcus al 99. E quindi non voglio andare troppo avanti per poi recuperare troppa storia. Perché sennò dovrei recuperare troppa storia. E poi perché voglio apprendere le abilità, ovviamente con i miei personaggi, voglio apprendere comunque tutte le abilità che adesso posso apprendere, quindi voglio fare sia da una parte che dall'altra, voglio dedicarmi un pochettino al farming e apprendere le abilità. Quindi io in realtà voglio concludere qua. Ve l'ho detto, io praticamente Final Fantasy IX sto cercando di dividerlo nel più equilibrato modo possibile, per evitare di fare troppi tempi morti, perché sennò mi dovrei mettere a farmare live, mi dovrei mettere a fare, diciamo, tante cose in live che ammazzano praticamente il contenuto, comunque rendono noioso il tutto, e me ne rendo conto che per alcuni possa essere noioso. Per me no, perché a me piace farmare, anzi potrei approfittarne per parlare, per chiacchierare e farmare, cosa che potrei fare, ma non voglio farlo, semplicemente perché
queste live le sto riproponendo su YouTube come una sorta di guida, così come ho fatto anche con Final Fantasy VII praticamente, e molto probabilmente rifaremo lo stesso anche con Final Fantasy VIII. Quindi per tutti gli amanti di Final Fantasy VIII, anche se io ho già fatto la perfect run su Final Fantasy VIII, la voglio rifare in modo pulito, in modo più, diciamo, in modo più pulito, in modo anche più professionale tra virgolette, e quindi probabilmente lo ripeteremo Final Fantasy VIII e faremo la Perfect Experience 3 con Final Fantasy VIII. Quindi avremo la possibilità poi di rifare il, diciamo, il tutto su Final Fantasy VIII, e anche lì vi darò la possibilità di avere una dimostrazione di come giocare Final Fantasy VIII con competenza e soprattutto con disciplina e rigore. Quindi va bene così. Allora, detto questo, in realtà oggi abbiamo finito un po' prima, infatti sono le 11:20, però alla fine diciamo che ci può stare, come tempistica. Siamo stati anche piuttosto fortunati con un paio di cose che volevo fare e che mi sono riuscito a primo colpo, tipo per esempio il combattimento di Steiner con il grifone, anche incontrare lo spiritello praticamente lì. È andata bene, diciamo che oggi fortunatamente gli eventi randomici mi sono andati bene, anche il rubare gli oggetti non ho perso troppo tempo, anche perché ovviamente non siamo di fronte a Beatrix, anche se adesso a Cleira dovremo rifare la stessa cosa, quindi sarà un problema effettivamente, perché dovrò necessariamente stopparmi tra virgolette e rubare a Beatrix poi in separata sede, quindi per conto mio, perché non ci riuscirò mai a rubare tutti gli oggetti a Beatrix per la seconda volta, è letteralmente impossibile. Ho già avuto troppo culo, anche se in realtà abbiamo tentato tante tante volte a Burmesia, ma non credo proprio di avere lo stesso culo, non succederà due volte, su questo posso mettere la mano sul fuoco. Quindi dovrò rubare poi successivamente per conto mio e recuperare, diciamo, tutto quello che faremo la prossima volta, quindi avremo modo di gestire la situazione. Detto ciò, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me oggi, concludiamo un pochettino prima, ma ci sta, secondo me ci sta. Io adesso ne approfitto perché mi metto a farmare un pochettino, inizio già adesso a farmare. E niente, detto ciò, io vi aspetto domani, probabilmente facciamo Triangle Strategy, quindi riprendiamo finalmente Triangle Strategy, perché voglio continuare, che l'ho un po' abbandonato sinceramente, quindi lo vorrei effettivamente continuare, e poi decideremo il da farsi per continuare ovviamente Final Fantasy IX. Forse su Final Fantasy IX prenderò una pausa, perché se devo livellare Marcus e devo portarlo al 99, purtroppo perderò del tempo. Dipende anche se il mio metodo di farming funziona oppure no, quindi potrei perdere un po' di tempo, quindi forse Final Fantasy IX per un paio di giorni resterà da parte. Se così fosse, lo riprenderemo nel più velocemente possibile. Però, per il momento, non diciamo niente. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buonanotte. Spero che vi siate passati una piacevole serata e noi ci becchiamo alla prossima.